dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra. Per esempio, la guerra. Eccoci allora che ci ritroviamo qua oggi a ragionare di pace in tempi di guerra. E mentre qui si ragiona, là si muore, sotto le bombe e sotto gli attacchi. Ci sono anziani, adulti, uomini, donne e bambini che non possono apparecchiare la tavola a mezzogiorno, che non possono chiudere gli occhi e dormire senza che la paura invada i loro sogni. Ecco quindi che l'incontro di questa sera lo vorremmo anche intendere come un atto di solidarietà verso queste persone che sono colpite dalle innumerevoli atrocità della guerra. Ecco quindi che lascio la parola ai nostri due ospiti di questa sera, che intanto ringrazio per la loro presenza e la loro disponibilità. E quindi lascio la parola al dottor Michele Abruscato, che è uno psicologo, e al professor Don Ermis Gatti, che è docente di storia del cristianesimo e teologia extraeuropea presso la Facoltà Teologica di Torino. Bene, funziona? Mi sentite? Ben ritrovati. Era dal 2019, forse inizio, era gennaio 2020 che non venivo qua, quindi sono più di 2 anni che non facevo incontri in presenza. È bello finalmente ritrovarci, e anche se è un po' paradossale, abbiamo smesso di fare le conferenze in presenza per via della pandemia, e la prima conferenza che mi trovo a rifare qui è sulla guerra. Però volevo sfruttare questa opportunità, in accordo con Don Segatti, con cui mi sono sentito in questi giorni al telefono per concordare le modalità, per cercare di fare un incontro che sia il più possibile interattivo, coinvolgente, perché se questa sera parlo un'ora io di psicologia e un'ora lui, facevamo un video, lo mettevamo in rete, ognuno comodamente se lo vedeva quando voleva. Sfruttiamo l'opportunità che siamo qui. Io ho in mente 3 cose importanti da dirvi rispetto a questa situazione, idem Don Ermes Segatti, e quindi se abbiamo l'intenzione di mantenere questi 2 o 3 obiettivi principali, perché tutti noi possiamo uscire da qui con un pezzettino in più di consapevolezza, di ragionamento su quello che sta succedendo. Però mi piacerebbe adattare l'esposizione di stasera sapendo qual è il vostro interesse, qual è il motivo che oggi, al posto di starvene comodamente a casa sul divano, vedere una serie TV, Netflix o quello che volete, vi ha spinto stasera a venire qui. Quindi io chiederei a Francesca se il microfono che ha usato prima lo può passare fra di voi, e la domanda che vi pongo è: stasera siete qui perché? Perché, faccio degli esempi, perché avete paura e volete un attimo di conforto, perché siete curiosi di capire le cause geopolitiche di questa guerra, perché vi faceva semplicemente piacere stare insieme a noi. Libera parola, fate tutti un giro, solo del perché siete qui, io appunto, in base a quello che dite, provo a... io, forse anche Don Ermes, proviamo a fare una conferenza che vada a rispondere a questi punti. Ho sentito quando sono arrivato se era possibile fare delle domande alla fine. Non solo è possibile fare delle domande, vi invito a intervenire, vi invito a farlo, e io e lui che parleremo ci sovrapporremo, cioè ognuno di noi dirà un pezzettino, ma ogni tanto andremo a precisare su alcuni punti dell'esposizione dell'altro. Parola a voi, come mai siete qui stasera? Io desidero comprendere ancora meglio quello che è capitato, quello che sta capitando, più in profondità. Grazie. Io 2 motivi. Uno, vedete tutti tu comunque, avevo molto piacere di vedervi, e poi mi interessa proprio capire qualcosa di più di quello che sta succedendo, soprattutto delle motivazioni. Ho già sentito mezza relazione poco tempo fa in una videoconferenza, però
poi non c'era più linea, quindi ho perso forse la parte migliore. Grazie. Ecco, io sono venuto perché desidero chiedere al professor Segatti la sua valutazione sulla fattibilità di applicare alla situazione attuale la Pax Romana, intesa come i grandi imperatori erano riusciti per 200 anni a avere pace nel nuovo impero. Io sono qui perché è sempre interessante sentire cosa dice Don Hermes. E poi appunto un'opinione, penso che oltre già nel piccolo ci può essere la guerra in famiglia, quelle cose, quindi vedere l'aspetto piccolo e l'aspetto grande. Grazie. Sono qui non tanto per sapere perché ci siamo arrivati, cioè perché cosa sta accadendo con noi personalmente in passato, per sapere perché siamo qui, cos'è che dobbiamo fare per non arrivare. Cioè sono migliaia di anni che seguiamo la mente delle persone, abbiamo già provato tante società, cioè nonostante non riusciamo a vivere un po', non riusciamo a creare un tessuto che guidi la guerra. Io vorrei dire, farò forse un po' contro la mano, che la guerra è un fenomeno che ha sempre accompagnato l'uomo nella sua storia e che pessimisticamente accompagnerà sempre l'uomo nella sua vita. È un fatto naturale e biologico nella natura umana. Questa vicenda mi piacerebbe approfondirne anche gli aspetti diciamo così religiosi, perché comunque i problemi politici si intrecciano in quella regione strettamente con tutta una serie di linee di divisione tra le diverse confessioni religiose. I cattolici ortodossi sono parte in causa anche, per cui sicuramente non può lasciarci indifferenti neanche da questo punto di vista, e so che il Papa è estremamente attivo da questo punto di vista. Buonasera. Buonasera, sono solo per curiosità, perché a mio parere questo conflitto non è da oggi e il suo contesto storico a più di 2000 anni, sia economico sia religioso, ed è molto interessante studiare la storia di queste cose. Quindi vorrei sentire anche il parere
religiosa. No. Grazie. A lei. Buonasera, io sono qui perché mi fa molto piacere ascoltare e magari capire qualcosa in più di questa guerra. Grazie. Buonasera, io sono qui anche per, soprattutto per ascoltare, e poi appunto credo che in questo momento, in questo conflitto, a livello psicologico, bambini, adulti avranno un gran bisogno di sentirsi dire, di sentirsi fare, di avere un supporto importante. E poi la seconda domanda è quella che mi chiedevo prima, ma il Papa, se va a chi, è una cosa buona o una cosa cattiva? È una cosa positiva che possa andare il Papa a poter dire alla sua? Grazie. Io sono qui per la condivisione, per condividere ansie, paure di tutto quello che sta capitando nel mondo. Questo è il mio motivo, la condivisione di tutto quello che può arrivarci. Grazie. Grazie. Sono qui per sapere se possiamo avere una luce di speranza, se voi potete darci un incoraggiamento. Penso che manchi solo lui. Sei qui per fare le riprese, ma... No, sono anche curioso per conoscere le motivazioni che portano a questa guerra, no? Che io non riesco a capire, mi sembra una cosa così strana, così... Io vengo dall'Argentina e noi... siamo un po' distanti dalla guerra, che no, voi che avete vissuto la guerra più da vicino nella propria terra, vorrei capire di più questo conflitto che è. Beh, sono molto felice di quello che avete. Scusate il microfono. Sono molto felice dei temi, delle riflessioni, delle domande che avete posto, perché effettivamente erano i punti che sia io che Don Segatti volevamo trattare. Ci siamo sentiti al telefono, abbiamo detto ma a me piacerebbe parlare appunto di come qualcuno ha proprio fatto l'intervento, forse lei, sul piccolo al grande, di come in effetti quello che noi vediamo è una violenza al quadrato, ma che assistiamo alla violenza tutti i giorni intrafamiliare, ad esempio. Certo, mai paragonare un litigio in famiglia con una guerra, un conflitto fra due paesi, perché si capisce che la scala non c'è confronto, però le basi psicologiche, io sono uno psicologo, quella. Poi volevo parlare anche dell'aggressività connaturata all'essere umano. Se uno volesse, potremmo dire che esiste il conflitto fra fratelli, e ucraini e russi sono fratelli dai tempi di Caino e Abele, quindi dall'origine dell'uomo, e anche questo era un aspetto che volevo trattare, e quindi risponderò poi a lui che ha posto questa osservazione. E volendo, perché lo trovavo interessante, avevo sentito anche parlare di storia, eccetera, anche fare dei parallelismi, perché effettivamente ci sono, con quelli che sono state poi le cause della prima e della seconda guerra mondiale. E poi l'ultima cosa che ho sentito, e sono felice che qualcuno l'abbia tirato fuori, è la speranza. Quindi cosa facciamo? Quindi cosa possiamo fare? Cosa ci aspetta? E a proposito di che cosa possiamo fare, ed era un aspetto a cui ci tenevo molto e sono felice che la presidente dell'associazione Angela abbia accolto questa richiesta, era, forse siete già stati avvisati, no, non è stato detto, stasera sentirete un pochettino più freddo, io spero di no perché la temperatura è abbastanza mite fuori, perché ho chiesto ad Angela che sarebbe di spegnere il riscaldamento, di ridurlo al minimo, perché sarebbe stato incoerente venire stasera a parlare di pace, e Francesca prima diceva, mentre la gente muore, ancor peggio se parlando di pace, quindi dovendo accendere il riscaldamento di questa stanza, nel nostro piccolino continuassimo a finanziare la guerra. C'era un dato che avevo trovato impressionante: abbiamo dato all'Ucraina 1 miliardo di euro di aiuti sanitari, di sanitari magari, purtroppo è anche di altro, e versiamo ogni giorno come Unione Europea 15 miliardi di euro alla Russia come riscaldamento. Quindi, ve lo dico subito, una delle cose importanti che dovremmo imparare a fare, un po' per non partecipare a questa guerra, e io non vi voglio partecipare in nessun modo, un po' per risparmiare sulla bolletta,
usiamo il gas al minimo. È importante, è un'azione di disobbedienza civile, di non collaborazione civile, di sdegno civile verso qualcosa che ci preoccupa, anzi non voglio generalizzare, parlo per me, verso una cosa che preoccupa giustamente e che non condividiamo, perché siamo arrivati alla consapevolezza nel 2022, spero per la maggior parte di noi, che la guerra non può mai essere una soluzione, non può mai essere una risposta. E gran parte di questa guerra si sostanzia, si mantiene, si finanzia. Siamo ricattati anche su questo dal gas. Ora non chiedo e non vi dico di non facciamoci più la doccia calda, e magari d'estate può non essere un problema, non facciamo più bollire la pentola della pasta e non usiamo più il forno e spegniamo tutte le luci, questo no. È comprensibile che abbiamo delle abitudini e non possiamo cambiarle in un giorno, però un uso consapevole della luce e del gas, e magari in questo caso quando la temperatura ce lo permette magari ci mettiamo un abito più pesante sopra, è importante. Bene, abbiamo parlato, io vi ho ascoltato con molto piacere, vi ho fatto questa piccola introduzione, lascio la parola a Don Segatti e continueremo così un po' a spalleggiarci. Questo? Facciamo così. Okay. Io proverei a proporre alcuni eventi, dopo di che si possono collegare questi eventi su come sono avvenuti e su come sono stati vissuti, si possono poi, si sente? È meglio alzare un po' il volume perché ho la voce molto bassa. Vediamo, meglio così? Oh, grazie. Dicevo, attraverso questi eventi che io non narrerò, si intravedono anche al risposta ad alcune delle istanze che voi avete sollevato. Noi siamo un po'. No, no, è solo che fa una piccola distorsione quella. Adesso l'ho abbassato un po'. Siamo nel mondo ortodosso in larga maggioranza, mondo slavo ortodosso, che è una consistente parte di tutto l'insieme dell'ortodossia, le chiese ortodosse. Mi soffermo su questi aspetti informativi perché, pur avendo noi ormai da tempo una consuetudine quasi normale, quotidiana, di vicinanza a chi viene dalla Romania per tante ragioni, è l'immigrazione più potente che ne abbiamo avuto in Italia, tuttavia però il mondo religioso e cristiano che permea la tradizione rumena a noi è largamente ignoto. Poi è notorio che anche coloro che vanno, poniamo, turisticamente nei paesi slavi, perché sono peraltro ricchissimi anche di testimonianze cristiane di primaria importanza, tutto nelle visite si fa, si guarda tutto meno che partecipare, poniamo, ad una liturgia, il che sarebbe il vero ingresso nella mentalità ortodossa. La divina liturgia, come si dice in Oriente, è la vera trasmissione della fede. Ma su questo adesso non voglio entrare, se poi volete domande se ne possono fare. Il mondo ortodosso è costituito da un insieme di patriarcati, alcuni sono del primo millennio e sono sostanzialmente cinque. Tra questi patriarcati rientrava anche il patriarca dell'Occidente, cioè il Papa, che nella tradizione ortodossa è considerato un patriarca, anche se non gli viene riconosciuto altro primato che quello di onore. Gli potrebbe essere riconosciuto perché per il momento siamo separati. In effetti, il primo millennio è stato caratterizzato da questa organizzazione che la Chiesa si è data di accorpamento attorno a grandi aree, per lo più nazionali, che avevano una responsabilità in una figura patriarcale collegata a eventi delle origini del cristianesimo particolarmente significativi, ad esempio Gerusalemme, ad esempio Alessandria,
è uno dei centri più importanti della diffusione del cristianesimo, Antiochia, dove per la prima volta i cristiani hanno preso il loro nome, e poi Roma, dove come dice un autore del secondo secolo, c'è una sorgiva più potente, perché sono morti due apostoli, Pietro e Paolo. E allora c'era questa struttura di riferimento, e poi si aggiunse anche Costantinopoli, che ereditò anche la potenza di riferimento dell'intero impero romano. Questo tipo di struttura viene dato il nome di struttura sinodale. Noi adoperiamo molto questa parola oggi, perché è in corso la preparazione di un sinodo universale della Chiesa Cattolica. Sinodale vuol dire che cammina insieme. I patriarcati sono dei riferimenti autonomi che però hanno l'impegno di mantenersi in connessione tra di loro. E nei tempi in cui nel primo millennio si era uniti, il primato, in qualche modo di onore, le cose non sono sempre molto chiare, comunque un certo primato era riconosciuto a Roma. Mentre invece dopo il primo millennio, per ragioni che stasera non possiamo discutere, avvenne un dissidio abbastanza amaro tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, avvenne la scomunica piazzata sull'altare di Santa Sofia da parte di Roma verso Costantinopoli e la rottura, il famoso scisma tra Oriente e Occidente. È uno scisma che non verte su questioni di fondo della fede, verte su questioni però di concezione della struttura della Chiesa e della disciplina interna della Chiesa, che ha fatto sì che per un millennio, nonostante ripetuti tentativi a distanza di secoli, Lione due volte, Firenze, Ferrara, poi anche in preparazione del Vaticano II, insomma, si sono verificati dei tentativi di riunificazione mai definitivamente efficaci. Allora qui veniamo al primo evento. Il patriarca di Costantinopoli, dunque siamo nelle chiese ortodosse d'Oriente, il patriarca di Costantinopoli, che ha ereditato all'interno delle chiese d'Oriente il concetto di primato d'onore rispetto a loro, ha tentato un'impresa veramente ammirabile, straordinaria, certamente molto difficile. Volle tentare di fare un concilio ecumenico di tutte le chiese ortodosse. Io penso che voi vi state chiedendo: ma cosa c'entra questo con la guerra? Nel 2016 doveva essere la data di convenzione di queste chiese, qui loro rappresentate, a fare questo grande concilio ecumenico dopo 1000 anni in cui, mentre in Occidente col papato, concili, eccetera, eccetera, in Oriente nessun concilio ecumenico. Si avvertiva il bisogno, di fronte, diciamo una parola grossa, alla modernità, ai tempi così sconvolti del cambiamento, che noi conosciamo molto bene, avere una ripresa in mano dell'identità ortodossa, insieme conciliare per dire qualcosa, con documentazione preparata, convegni, sedute preparatorie, documenti preparatori, eccetera, eccetera. Si doveva fare nella primavera del 2016 a Istanbul, Costantinopoli, anche proprio, no? In omaggio alla sede patriarcale di Costantinopoli, ma c'erano dei problemi con i turco, col governo turco, per cui si è dovuti spostare. Insomma, luglio del 2016, improvvisamente, mentre tutto era predisposto a Creta per fare questo concilio ecumenico, il patriarcato di Mosca si sottrae. Si sottrae per delle ragioni che hanno qualche giustificazione, ma nella sostanza dicevano che non si riconosceva l'autorità di Bartolomeo I e l'impostazione che lui aveva cercato di dare. Quindi c'è un conflitto, diciamo, di egemonia all'interno della Chiesa ortodossa.
perché di fatto è vero, la Chiesa più potente dal punto di vista numerico ma anche organizzativo è indubbiamente la Chiesa ortodossa russa, con i suoi parecchi milioni, molti milioni di aderenti, almeno ufficialmente. E il Patriarcato di Costantinopoli ha qualche milione, ma soprattutto non certamente in Turchia, dove sono rimasti pochissimi, e li ha sparsi nel mondo. In fondo Mosca rivendicava di essere lei la guida dell'ortodossia. Se non che, naturalmente Bartolomeo I, non ci interessa lo sviluppo successivo del concilio, Bartolomeo I ha considerato quelli che c'erano e fa concilio, e Mosca ha detto non è un concilio, con lei altri 4 patriarcati, quelli che già storicamente dipendono anche dagli aiuti del patriarcato di Mosca. Passano 2 anni e la Chiesa ortodossa ucraina, questa volta entriamo nell'Ucraina, siamo appena 4 anni fa, la Chiesa ortodossa ucraina chiede al patriarcato di Costantinopoli di essere lei stessa, non più una metropolia che è il gradino inferiore al patriarcato, una metropolia dipendente da Mosca, ma di diventare a sua volta patriarcato. Per la verità esisteva in Ucraina già un patriarcato che si era autoproclamato tale, e si era autoproclamato tale nel momento dello sfacelo dell'Unione Sovietica nel 91, quando tutto era andato dissolvendosi, se sarà possibile farò qualche accenno a quegli anni cruciali con la defenestrazione di Gorbaciov e tutto quel che ne seguì, perché lì dentro ci sono molte cose che hanno oggi influsso più direttamente sull'aspetto politico e militare. Ma stando all'aspetto religioso, quando avvenne questo sfacelo, dichiarata sciolta l'Unione Sovietica, una delle prime voci che si fece strada all'interno delle comunità ortodosse per approfittare di questa circostanza di dissoluzione di un potere precedente fu appunto una parte della gerarchia e della comunità ortodossa dell'Ucraina che già allora chiesero la completa autonomia da Mosca. Ora bisogna tenere conto che l'Ucraina nel suo complesso è la parte più potente dell'ortodossia, sia come frequenza, come luoghi sacri. Le grotte di Kiev sono quelle che segnano l'origine del cristianesimo, della conversione degli slavi, eccetera, eccetera. E dichiarare l'autonomia rispetto a Mosca incontrò delle forti resistenze. Tira molla per 4-5 anni, nel 1996 una parte di questa chiesa che chiedeva l'autonomia completa da Mosca si autoproclama patriarcato. E un patriarca ancora vivo oggi, attivo oggi in tutta la vicenda, è patriarca Filarete, che però non venne riconosciuto dalla genere. Bartolomeo I non lo riconobbe. Allora, la gran parte della Chiesa ortodossa dell'Ucraina rimase fedele a Mosca e le cose andarono avanti. Invece nel 2018 sia quel autoproclamato patriarcato sia una parte della Chiesa ortodossa ulteriore dell'Ucraina sempre chiese a Bartolomeo I la strada da percorrere per ottenere il riconoscimento del patriarcato. Lui, essendo il primus inter pares, cioè il primato d'onore, è quello che deve accogliere e poi eventualmente riconoscere, ma chiedere poi il consenso sinodale delle altre chiese a quella decisione. Bartolomeo I accetta che la Chiesa ortodossa, quella parte della Chiesa ortodossa che vuole diventare autonoma completamente, sia patriarcato autonomo e cerca di ottenere il consenso degli altri episcopali. Furiosa reazione di Mosca. E qui si innescano le due cose. Ecco che Putin,
Allora, viene, quando sentirete quello che sto per dire, verrà certamente uno degli interrogativi che sono emersi in partenza qui, e Putin commenta: questa divisione comporterà delle conseguenze gravi, se non cruente. 2018. E difatti la rottura, in qualche misura, la celò la Chiesa Ortodossa Ucraina, perché questa rottura significava soprattutto indipendenza da Mosca, e si capisce che questa indipendenza da Mosca non era soltanto un respiro religioso che chiedeva autonomia, ma era, e questo avvenne, era anche ciò che voleva lo Stato ucraino, il quale, per accentuare la sua autonomia rispetto a Mosca e il suo avvicinamento all'Occidente a garanzia della propria autonomia rispetto a Mosca, aveva addirittura coinvolto nella richiesta a Bartolomeo I di Costantinopoli l'azione diretta del presidente del Consiglio di allora, e cioè Poroshenko, perché intercedesse e appoggiasse la Chiesa a Costantinopoli, e ci andò anche lui personalmente per chiedere che questo riconoscimento... Uno si chiede, ma cosa c'entra un presidente? Un presidente a chiedere al Bartolomeo? È così, nel mondo ortodosso c'è una forte tendenza a vivere, la parola tecnica è armonicamente, il rapporto tra potere politico e potere religioso. Parola potere, prendiamola così, tanto per dire. Allora, conclusione è che Poroshenko fa questo anche perché c'erano le elezioni, aveva bisogno di voti e stava accorgendosi che le stava perdendo le elezioni. Appoggia l'indipendenza della Chiesa ucraina per avere un consenso popolare, perché è fortemente sentito da una parte notevole dell'Ucraina questo bisogno di rendersi autonomi rispetto a Mosca. Vi anticipo qui una domanda che potreste fare: ma perché sono così desiderosi di essere indipendenti da Mosca e invece legati all'Occidente? Fatemela questa domanda. È possibile suggerire questa domanda? Assolutamente. Conclusione però, Poroshenko perde le elezioni, vince Zelensky. Poroshenko perde le elezioni, nonostante questa mossa. Ma Zelensky appoggia fino in fondo l'azione della Chiesa, quella parte della Chiesa, un terzo della Chiesa ortodossa ucraina è su questa posizione per percorrere il cammino del patrimonio. Il 5 di gennaio del 2019 il Bartolomeo I fa deporre sull'altare di Santa Sofia di Kiev, fa deporre il tomo, cioè la dichiarazione dell'autonomia piena della Chiesa ortodossa Ucraina dalla Chiesa di Mosca. Non spostarlo ogni volta. Bene, ti ho ascoltato con molto piacere, perché questi aspetti li trovo molto interessanti e mi hanno fatto percepire, mi hanno dato conferma a quello che hai detto, di quanto sia forte il legame, in certi aspetti, sia chiaro, tra fede o uomini di fede, per meglio dire, e politica. Proprio oggi leggevo che Papa Francesco ha parlato con il patriarca di Russo, che si chiama Kirill, e Papa Francesco, in questa chiamata che fa, potremmo dire col suo omologo, chiamiamolo così, patriarca, il Papa russo, tanto per intenderci, gli dice appunto che come pastori, perché si mette sullo stesso piano, poi queste sono le parole che ho letto sul giornale, non so esattamente che cosa si siano detti, ovviamente, però ho capito più o meno qual era lo spirito della chiamata. Qualche giorno fa Kirill aveva sostenuto che questa fosse una guerra buona e giusta contro il, potremmo dire così, la degenerazione dell'Occidente. Va tirato anche in mezzo gli omosessuali, che non mi chiedete cosa c'entrino con la guerra all'Ucraina gli omosessuali, però aveva detto l'Occidente si sta degradando, è giusta
la Chiesa ortodossa russa appoggia l'azione che sta facendo Putin. Allora il Papa credo si sia sentito in dovere di chiamarlo, lui che allo stesso tempo ha consacrato sia la Russia che l'Ucraina al cuore immacolato di Maria, e gli ha ricordato che come uomini di fede, come pastori del loro popolo, sono entrambi chiamati a camminare sulla via della pace. E mi è piaciuta l'aggiunta che ho letto nel giornale, vi ripeto, non so se siano le esatte parole, però secondo me è verosimile, che hanno detto che non si può più parlare di guerra santa, che queste due parole sono ossimoriche, cioè non si incrociano, è come dire ghiaccio caldo, c'è qualcosa che non torna, guerra santa, c'è qualcosa che non torna. Vi avevo accennato, e tra l'altro l'avete anche chiesto, le cause geopolitiche, vi avevo anticipato che avrei fatto qualche riferimento alla storia, ovvio non sono uno storico e quindi a differenza di un bravo piemontese che ammiro molto, che è Alessandro Barbero, che vi racconterò la storia dietro il conflitto, però ci sono alcuni aspetti psicologici che si ripetono nella storia, ci sono alcune ricorrenze nella storia. La prima guerra mondiale è un po' diversa come genesi rispetto alla seconda e rispetto a questa, che fortunatamente ancora non è una guerra mondiale, per quanto abbia questo sentore, per quanto ci sia quella preoccupazione, perché nella prima guerra mondiale, parlo a livello psicologico, di dinamiche che c'erano, sembrava quasi che tutti non volessero e non aspettassero che entrare in conflitto con quello che si chiama, e che su questo sì c'è una ricorrenza sia nella prima che nella seconda che nella terza, con il paradosso della sicurezza e della difesa. Per cui facciamo l'esempio sul piccolo, quindi fra due vicini che si guardano con sospetto e che temono che l'altro possa colpire. Allora io mi faccio la porta blindata, e quello dice: ma caspita, questo qua se si fa la porta blindata, il mio vicino dice forse perché ha paura che io gli vado addosso, ma non è che si sta facendo così perché magari vorrebbe proteggersi da eventuali mie giuste ritorsioni. Allora sai che faccio? Mi faccio la porta blindata anch'io. Allora se io vedo che il mio vicino si fa la porta blindata, dico beh, quasi quasi metto una trappola elettrica, così che se metto un piede prende la scossa, e lo faccio anch'io. Io mi armo di più, tu ti armi di più, io mi armo di più. Se arriva al paradosso che tutti vogliono solo difendersi e proteggersi, io sto accumulando armi, ma solo perché in caso di attacco mi difendo per bene, non puoi sconfiggermi facilmente. Ma il paradosso della difesa è che più io mi armo, più invito e incentivo l'altro ad armarsi. E nella prima guerra mondiale era così, la situazione geopolitica in Europa era quella. Germania, Francia, l'Italia è sempre un po' fanalino di coda, non aveva ancora quella potenza industriale però i grandi paesi industrializzati, che erano tutti concentrati prevalentemente in Europa, con l'America un po' discostata, Inghilterra, Germania, Francia e coprotagonisti Russia, America e Russia, si trovano in una situazione di stallo, tutti armati fino ai denti. E vi posso dire, nella prima, psicologicamente, quasi tutti vogliosi di farla, di dire ok, stabiliamo un ordine. Quando accade l'attentato di Sarajevo, i tedeschi hanno già il piano pronto per dichiarare guerra, anzi, la storia ci dice che l'Austria dice alla Serbia di rispettare una decina di condizioni, altrimenti avrebbe dichiarato guerra. La Serbia ne rispetta 9, quindi gli dà 9 punti fondamentali, adesso magari erano di più, però era per arrivare al contenuto, e la Germania appena sente che c'è la possibilità che in effetti in guerra non si vada, dice no, o tutti o si fa subito guerra, perché non vedeva l'ora di farla. Questa è l'unica differenza secondo me che c'è con la seconda e con quello che stiamo vivendo oggi, perché nella seconda assistiamo a un processo psicologico esattamente il contrario. Tutti hanno visto gli orrori della prima guerra mondiale, una guerra sanguinosa, la grande guerra, una guerra sanguinosa, ha fatto milioni di milioni di morti, e nessuno, anche perché è passato nulla, sono passati 30 anni, non sia mai che si rivada in guerra. Ci sono tantissimi che sono sopravvissuti e che sono ancora in età per entrare in armi di nuovamente, è l'ultima cosa che si vuol fare.
tant'è che permettono ad Hitler, almeno nelle prime mosse, di averne molte vinte. Quando annette l'Austria, abbiamo il primo ministro inglese che dice, beh, capiamo, Adolf Hitler lo capiamo, anche noi ci siamo uniti con la Scozia, è comprensibile, poi hanno fatto un referendum, lasciate perdere che quel referendum fosse pilotato ed era impossibile un risultato diverso. Però lo capiamo. Quando Hitler, e su questo io ci trovo una metafora, quando io ho visto che stava succedendo con l'Ucraina mi sono spaventato, devo dire la verità. Quando Hitler invade la Cecoslovacchia, non è che dice all'opinione pubblica o al mondo, ma la Cecoslovacchia mi è un paese nemico, io sono un po' rabbioso e lo attacco. No, dice, in Cecoslovacchia, nella regione dei Sudeti, che è la parte della Cecoslovacchia che era proprio confinante con l'Austria e la Germania, ci sono tanti tedeschi, o comunque persone di origine tedesca, o persone che parlano tedesco, che sono discriminati dagli slovacchi, o dei cechi di Cecoslovacchia. Quindi io, in difesa della popolazione tedesca, attacco la Cecoslovacchia per difendere i Sudeti. Su questo non mi viene una analogia fra il Donbass, le repubbliche che si sono dichiarate indipendenti, che si sono annesse alla Russia, e che Putin dice, guardate, questa popolazione qua per la maggior parte è russa. Che io su questo vorrei essere chiaro. Quando vi dicevo prima, guardate che che tra ucraini e russi è la ripetizione della storia biblica di Caino e Abele, non è un modo di dire, sono fratelli. È difficile che ci sia un ucraino che sia ucraino con genitori nati in Ucraina e con nonni ucraini, è facilissimo il contrario, che abbia un nonno russo, entrambi nonni russi, un papà russo, una mamma, perché sono lì. Lui ci parlava delle origini anche religiose dell'ortodossia che hanno in comune, ma sono veramente fratelli. Ed è proprio questo, vi facevo il parallelismo con la Seconda Guerra Mondiale, su come è iniziata e su quello che stiamo vivendo anche noi spettatori, perché da una parte abbiamo Hitler che a un certo punto dice, ok, il motivo qual è che poi lo spinge? È il motivo che spinge tutti i presidenti, i dittatori in maggior modo, ma poi tutti i capi di Stato. Qual è? Qual è il motivo per cui un capo di Stato viene eletto? Far star bene la propria popolazione, avere il proprio paese forte. Poi, se questo è l'obiettivo, ci sono modi legittimi, modi sani, modi buoni di raggiungerli, modi non buoni di raggiungerli. La Germania usciva psicologicamente a pezzi dalla Prima Guerra Mondiale, dopo il Trattato di Versailles, un popolo praticamente suddiviso arbitrariamente, questa è Austria, questa è Cecoslovacchia, questa parte la dai alla Francia, questa è la parte della Polonia, eccetera, ti togli tutto l'esercito, ci dai tutte le industrie, paghi un debito enorme, eccetera. Usciva a pezzi e ha portato al potere un uomo, Hitler, che li ha fatti sentire di nuovo forti, potenti, belli, la razza superiore, i primi, e che usava psicologicamente l'arma del ci sono i nostri fratelli che soffrono nella Repubblica Ceca, noi li difendiamo. E la reazione europea alla conferenza di Monaco, alla conferenza di pace, chiamiamola così, di Monaco, dove partecipano Francia, Inghilterra, Italia e ovviamente la Germania, non mi partecipa alla Repubblica Ceca, questo è fantastico, era il paese conteso e resta fuori dalla porta in attesa di cosa decidono gli altri, è quello che la pace per nessun motivo, la guerra per nessun motivo, diamo un pezzo di Cecoslovacchia a Hitler. Oppure, se preferite, se non è la guerra per nessun motivo, l'altro il rovescio della medaglia, la pace a ogni costo. Va bene, diamoglielo. Hitler sente che c'è debolezza, dicono, ah, vedi questi qua, pur di non dichiararmi guerra, mi hanno ceduto senza che io sparassi un colpo, un pezzo di Cecoslovacchia, sai che c'è? Adesso me la prendo tutta. Se la prende tutta e nessuno dice nulla. E nel 40 dice, sai che c'è? Adesso ci provo anche con la Polonia, mica reagiranno. Ci prova nel 40, nel 39 si prende anche la Polonia. Ora, io quando ho visto
Quali erano le motivazioni per cui Putin attaccava l'Ucraina? Nel Donbass, questo qua già dal 2014, da quando sostanzialmente hanno invaso la Crimea, perché è una guerra che ha quasi un decennio ormai. Nel Donbass ci sono delle discriminazioni sulla popolazione filorussa, ci sono i nazisti ucraini, interveniamo, operazione speciale per difenderli. Quando io ho sentito queste parole, io ho avuto i brividi, ho detto, caspita, questo, siamo tornati indietro di 70 anni, sta dicendo le stesse cose di Hitler, non sto dicendo che Putin è Hitler, mi sembrerebbe una semplificazione, una generalizzazione stupida che non voglio fare qua, però che la base psicologica, le dinamiche psicologiche sono queste, e mi sembra di vedere dall'altra parte un'Europa che non sta facendo finta di nulla come fece l'Europa nel 45, quindi nel 45, nel 40, qualsiasi cosa, la pace ad ogni costo, quindi non è che ha detto diamo il Donbass a Putin e va bene così, ma dall'altra parte, su questo mi spiace, non stiamo ancora facendo abbastanza, o certe mosse le stiamo sbagliando, per far finire questa guerra, perché nel momento in cui inviamo armi, nel momento in cui non siamo disponibili a fare dei veri incontri di pace, ma per pace intendo non dire ok, rinunciamo a tutto, fate quello che volete, beh, in qualche modo stiamo alimentando questa guerra. E l'ultima cosa che volevo dire a proposito sempre dell'aspetto psicologico, e faccio l'ultimo riferimento storico, poi vorrei cercare di uscire dalla parentesi storica per parlare più dell'attualità e della nostra condizione, che cosa possiamo fare noi, quali dinamiche psicologiche stiamo vivendo noi. Sulla figura di Putin, Putin è un pazzo? È una domanda che mi hanno fatto, ma secondo te, Michele, Putin è uno schizofrenico, ha qualcosa che non va? Gli ho detto no. Non è un pazzo, non è uno schizofrenico, poi schizofrenico se parlassi fra con un collega capiamo che è proprio un'altra cosa, no, è un uomo, per quello che io ho visto in TV, nelle interviste, nei giornali, quindi non ho un rapporto di conoscenza diretto, e qualche interpretazione psicologica scritta da colleghi, sono stato curioso, me la sono andata a leggere, no, non è affatto un pazzo, è un uomo, nel senso classico del termine, è un uomo estremamente lucido, che se proprio difetta in qualcosa, difetta nell'aspetto empatico, emotivo, cioè mettersi al posto di l'empatia è quello che ci permette di dire nel momento in cui do uno schiaffo, do un pugno a quella persona, poi sto male anch'io perché ho fatto qualcosa di sbagliato, perché l'ho fatta soffrire, sento la sofferenza che ho causato in quello. In questo Putin deficita, non è un uomo empatico e probabilmente parte della sua empatia, però questa qua è una diceria, ve la riporto per come l'ho sentita, non si sa la verità su questo, è che effettivamente fin da bambino sia stato preso dal KGB come bambino orfano, il KGB è sostanzialmente la CIA russa, le spie russe, sia stato preso dal KGB, sia stato fatto crescere in una famiglia che l'ha formato già dall'infanzia come spia, quindi poche emozioni e agire per uno scopo e un obiettivo, l'obiettivo a qualsiasi costo pur di raggiungerlo, è entrato abbastanza presto nel KGB, lui Putin nell'inizio del suo lavoro lo fece nella Germania Est, quando, vabbè, lo sapete, no? C'era la suddivisione della Germania e Putin era la spia russa addetta al controspionaggio, che tra l'altro a livello psicologico è molto interessante, perché un conto è fare la spia, cioè io vado nell'ambasciata presente nella Germania Est per osservare, vedere cosa succede eccetera, e un conto è fare il controspionaggio, perché nel controspionaggio io posso anche essere il nemico della persona che ho a fianco, nel senso che in qualche modo devo proteggere anche il mio paese dagli stessi nemici interni al paese, quindi era anche una persona abbastanza diffidente, una persona che cercava di non avere mai legami stretti, rapporti stretti con qualcuno, perché potevano essere quel qualcuno che poi tradiva il paese o feriva lui stesso. E che cosa ha assistito Putin nell'88? La caduta del muro di Berlino, l'ambasciata russa che viene presa d'assalto dai tedeschi e la dissoluzione di quello che era l'Unione Sovietica.
E si dice, non so se sia vero, che nelle ambizioni di Putin ci sia quello di ricostruire almeno parte di quello che era l'impero russo dell'Unione Sovietica, tant'è che spesso, e su questo dovremo anche imparare a utilizzare il linguaggio adatto, perché chiamarlo zar stona, perché non è uno zar, perché l'epoca dei Cesari, chiamiamoli così, degli zar appunto, è finita, e perché non c'è nulla di nobile e di imperiale in quello che sta facendo ora, e smetterei anche di chiamarlo presidente della Federazione Russa. È un assassino per quello che sta facendo, è un dittatore, ed è importante che anche nei TG, soprattutto quelli che non sono vincolati alla galera, se dicono che se chiamano guerra guerra e non operazione speciale quello che è un massacro, quello che è una violenza verso un popolo, nel suo obiettivo ci sarebbe la volontà di ricostruire parte dell'Unione Sovietica, dell'Impero Russo. E sicuramente, se non è questo, ha già dimostrato, ed è l'ultima cosa che vi dico a livello di Putin, poi vorrei parlare di noi, di quello che ci sta succedendo, eccetera, prima di passare la parola a Don Segatti, ha già dimostrato che lui costruisce e ha costruito il suo consenso elettorale sulla paura, sulla guerra e sul terrore. All'inizio della sua elezione, era nel 1998-99, comunque all'inizio, forse prima di qualche anno prima, inizia la guerra in Cecenia, che è una parte della Russia, e costruisce il suo consenso su quello con degli attentati che sconvolgono la Russia. Ora, è un'illazione, anzi forse una diffamazione dire che quegli attentati in qualche modo vi partecipò, però il sospetto c'è che parte di quegli attentati che sconvolsero la Russia negli anni 90 fossero in qualche modo pilotati dal KGB. Abbiamo visto gli oppositori politici di Putin, TV Libere, politici eccetera, che fine hanno fatto. Quindi è una persona abituata sul terrore, sulla paura, a costruire il suo consenso e a mantenere il suo potere. Bene, su Putin e le dinamiche psicologiche, se volete ponetemi poi domande alla fine, è un argomento molto grosso su cui ci sarebbe molto da dire, però ricevo la parola a Don Segatti e niente, prego. Io continuo questa indagine su Putin e la concluderò tirando in proscenio di nuovo il patriarca Kirill. Allora, dunque, parto dall'epoca in cui Putin viene preso da un personaggio allora molto importante che era Sobchak, no? Che divenne anche sindaco di Leningrado, periodo di disfarsi dell'Unione Sovietica, siamo nel 91. E in quel momento avvengono alcuni fenomeni che incideranno molto nel periodo successivo e in parte io spiegherò quello che ritengo importante di questo passaggio ulteriore dopo il disfacimento. Darò anche delle indicazioni di più ampio raggio. No? Allora, in questo disfacimento dell'Unione Sovietica stava la contestazione del progetto di Gorbaciov. E quale progetto di Gorbaciov consisteva in un passaggio dall'Unione Sovietica ad un sistema federale degli stati precedenti sotto diciamo, il socialismo di Stato e in qualche modo predisporre la transizione dell'Unione Sovietica a una fase di dialogo con le altre realtà del mondo, le altre grandi potenze del mondo, che consentisse allo stesso tempo alla ex Unione Sovietica di ristrutturare il proprio sistema che non reggeva più dal punto di vista né economico né politico. Sapete che la tesi largamente diffusa nell'interpretare la fine dell'Unione Sovietica è non tanto che fosse stata cagionata da pressioni esterne, ma da un collasso interno, sia politico che economico che tecnologico. Non era più in grado di fare sistema adeguato. Bisognava introdurre delle riforme. Ci aveva tentato prima Kosygin
nei periodi precedenti, ma poi era stato fermato, bloccato, era subentrata la posizione di Brezhnev, che in termini russi si diceva la Sastoia, che vuol dire l'epoca della stagnazione. Dice la parola, dice già tutto. Se non che Gorbaciov subisce un colpo di Stato, mentre in Crimea subisce un colpo di Stato. Ma, e qui allora entriamo nel vivo delle altre cose, ma subito dopo lui viene salvato un po' in extremis, ritorna, ma in mano ormai la situazione non ce l'ha più lui pienamente, e a sua insaputa, in segreto, tre segretari di partito, uno Yeltsin per la Russia, l'altro è Kravchuk per l'Ucraina e l'altro è il segretario del partito della Bielorussia, firmano un trattato di dissoluzione dell'Unione Sovietica, in segreto. È quella stessa foresta in cui si trovano le delegazioni ucraina e russa oggi in Bielorussia a fare tentativi di dialogo ogni tanto, finora falliti. Quel trattato segreto è stata una pugnalata alle spalle di Gorbaciov, che ha preparato poi una fase successiva in cui la Russia è entrata in una condizione spaventosa dal punto di vista economico. E in che cosa è consistita la cosa? Ve la dico in termini molto direi sbrigativi. È consistita in questo: c'era, lo Stato era l'unico proprietario di qualunque cosa, non esisteva proprietà privata, non esisteva. Le grandi imprese collettive di Stato erano imprese rette da funzionari del partito, magari anche delle persone abili economicamente quando c'erano, ma sempre sotto il controllo del partito. Nessuno era proprietario di niente, tutti erano funzionari. Invece, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, venne introdotto il principio della, diciamo, della deappropriazione, non è più proprietà di Stato, ma avvenne questo in un modo a sua volta di nuovo molto proditorio, molto triste, perché quelli che avevano il vantaggio di posizione di essere i controllori del sistema di Stato, di proprietà di Stato, si crearono legislativamente anche le condizioni per comprare a prezzi favorevoli vari settori delle imprese di Stato. Lo Stato passò in vendita, in mano privata. E qui cominciarono a formarsi quella categoria che ancora oggi fa da cerchio molto saldo per il momento attorno a Putin, che si chiama appunto l'oligarchia dei magnati. Quelli sono proprietari di consistente fette della ricchezza di Stato. La storia cominciò in quegli anni, ma la conseguenza quale fu? Ve lo racconto visivamente. Immaginate che questo tavolo sia un cubo, immaginate di essere in un negozio di Mosca e c'era questo cubo di burro. Il burro veniva confezionato con queste forme, questi grandi cubi fuori dai negozi. E allora, prima c'è il prezzo fisso di Stato. Naturalmente c'era un po' un problema, perché alcune volte non appariva nessun cubo, ma quando arrivava il cubo era tutto proprietà di Stato, il prezzo era fisso, non si scherza. Passaggio. Colui che faceva il gestore della cosa, con legame con quelli che facevano questa scala molto più grande, no? Attraverso un sistema di corruzione trasversale, si diventava proprietario a prezzi di favore di questa roba qua, e poi tu passavi due giorni dopo, lo vedevi il prezzo venduto al privato, triplicato, raddoppiato, eccetera, eccetera. Questo ha prodotto nel momento in quegli anni lì nella realtà russa una tale desolazione. Io ricordo ancora nella metropolitana di Mosca vedere delle persone, degli anziani che vendevano, questo lo dico sempre come esempio perché è eloquente, vendere un calzino, non due, uno, per comprare il pane quel giorno. Cosa tremenda. E in questa condizione di sfacelo ecco che qualcuno, Sobchak, qui ci vuole qualcuno che ci sa, Putin nasce come riformatore e come principio riformatore della sua formazione è il principio del primato della legge, cioè questa bagarre deve finire, ci deve essere una legge
secondo non la legge fatta da chi ne è padrone se ne fa padrone, ma deve essere il primato della legalità. Questo incredibilmente Putin viene designato come persona capace di mettere ordine in questa frontiera, diciamo, di dissolvenza. E ci riesce abbastanza. Solo che, sin dall'inizio, e poi sempre più col passare del tempo, si serve come strumento di una cerchia sua di magnati. Per cui contrasta, ma nello stesso tempo consolida anche una forma di potere all'interno della realtà russa che ha i tratti del, diciamo, dell'oligarchia di interessi. E notate che però questo tiene per lunghi anni, tutti gli anni 90, perché Putin viene su a partire dal 94, viene su e in tutti questi anni acquista prestigio anche in Occidente, un sacco di legami commerciali, perché finalmente si capisce un po' la cosa com'è. A questo proposito io voglio dire un parere che contrasta con quando sento magari nei dibattiti pubblici che qualcuno parlando di queste entroterra di Putin e via discorrendo dell'ex Unione Sovietica dice ma oggi si capisce che ci sia questa diciamo, ambizione di lanciare la Russia diciamo, a rilanciarla come potenza dopo l'umiliazione che ha subito dall'Occidente. No. La grande umiliazione della Russia se l'è fatta da sola, in quel modo lì. Quella è stata una grande umiliazione. Di aver fatto che per un verso aveva degli aspetti assolutamente positivi, se pensiamo anche solo che un sistema così enormemente potente come era l'Unione Sovietica è passata al dopo senza vittime, salvo qualche cannonata nel Parlamento di Yeltsin. È una cosa spettacolare. Però, da altri punti di vista, è passata attraverso delle... Comunque, con la Russia si cominciava a poter fare affari, era un interlocutore che cominciava a diventare serio. E qui, allora, è cominciato quel lungo feeling di una parte della società occidentale verso il potere di Putin, perché era un garante. E lì, lentamente, si è formato dentro il suo regime qualcosa che lui poi formulò esplicitamente, perché... Si può entrare nel pensiero di Putin perché Putin ha tirato fuori il suo pensiero lui stesso. Allora, ha formulato il principio secondo cui che ci sia un potere particolarmente, diciamo, accentratore, che sia un potere che non rispetti i dinamismi, i pluralismi delle forme democratiche del potere, eccetera, eccetera. Si deve capire, perché la Russia è un paese speciale, è un paese complesso, e non i criteri che valgono da altre parti del mondo, per la Russia non valgono. Senza un potere forte la Russia non ci sta su. Comincia lentamente, dentro l'azione politica di Putin, una idea quasi missionaria e sacra del potere rispetto alla Russia. E qui si comincia ad adombrare una cosa che è una delle più delicate da toccare, la visione della Russia, io la dico come si dice nel linguaggio tipico del mondo slavo russo, la Santa Russia. La Russia ha una missione da compiere, e anche questa missione da compiere richiede dei mezzi speciali, che non sono quelli che possono essere valutati da chi è esterno da fuori da questo mondo. È una forma di sacralità nazional politica che lentamente si forma. Poi ecco che improvvisamente capita un qualcosa. Nel 2007 a Monaco si raduna un convegno che affronta particolarmente le questioni, grandi questioni della difesa a livello mondiale, è una ricorrenza importante, siamo nel 2007 e qui Putin per la prima volta formula i suoi principi ideologici ispiratori e sorprende, perché lo prendevano semplicemente come un pragmatico, cioè uno che fa politica, uno capace, tiene sé, eccetera eccetera. E che cosa dice Putin a Monaco nel 2007? Comincia a venire fuori questa famosa affermazione secondo cui l'Occidente è un mondo che presenta delle preoccupanti degenerazioni. È un mondo contro cui la Russia tende a prendere le distanze, da cui bisogna difendersi e
questo mondo nostro occidentale è il luogo in cui si è degenerata la democrazia. La democrazia che nella forma sua degenerata dell'Occidente significa ciascuno fa quel che vuole. Poi c'è quel mondo in cui si dissolvono le radici primarie della convivenza, che sono quelle radici primarie, non so, quelle della famiglia, e quelle dei rapporti di dipendenza, di sudditanza, eccetera, di gerarchie, dei compiti, l'uomo non è l'uomo e la donna, idem, eccetera. E poi, soprattutto, non si va contro quelle che sono le norme più elementari dell'identità personale, che vengono fuori con i matrimoni gay e queste cose qua. E viene fuori improvvisamente una visione etico-politica che sorprende i presenti a Monaco nel 2007, al punto tale che dicono: ma cosa sta capitando questo? E rimangono stupefatti. Ma tanto continuo questa diciamo, importanza crescente che la Russia comincia ad avere a livello internazionale, Putin comincia ad avere dei successi elettorali particolarmente favolosi, e siamo nel 2012 quando, ecco, viene fuori l'altro partner di questa faccenda. Nel 2012, in occasione di una vittoria piuttosto clamorosa di Putin alle elezioni, il patriarca Kirill si lascia scappare una frase che in qualche modo venne presa un po' come retorica a quel tempo, ma rivelava invece una conseguenza più delicata, che tuttora è una linea delicatissima del rapporto Chiesa e regime. Cosa scappa detto a Kirill? Che vedendo i successi di questa politica, cioè, nonostante che già allora cominciassero ad emergere delle violenze contro l'opposizione e dei metodi piuttosto, diciamo, selvaggi di preservazione del potere, dice che effettivamente con quest'uomo abbiamo avuto che cosa? Un miracolo di Dio. Guarda, un miracolo di Dio. E questa, però, che cosa diceva questo? Diceva che anche la Chiesa stessa era entrata in questa visione, cioè che il nostro mondo contemporaneo, la modernità come si è sviluppata nell'Occidente, è qualcosa di pericoloso per la fede, è qualcosa che, insomma, contrasta, mette per aria. Cos'è il mondo occidentale? È un mondo secolarizzato in cui la fede conta più niente. Non lo dice esplicitamente, ma lo stesso cattolicesimo e magari anche il papato contribuiscono dialogando con questo mondo, ma si entrano nella corruzione di questo mondo. Quindi è un mondo da cui bisogna difendersi, e possibilmente è un mondo che va scontato. E ancora qui comincia ad apparire un pensatore che da un po' di tempo, in quel tempo, nella Russia aveva particolare risonanza. E smanettate in internet, cercate la parola D-U-G-I-N, Dugin, che è colui che ha ispirato profondamente. Poi alla fine non si capisce poi più chi ispira e chi è ispirato. Comunque, certamente voi se sentite i suoi discorsi, anche quelli che ha fatto pubblicamente, dappertutto, ne ha tenuti alcuni anche famosi a Milano, recentemente. Sentite cosa dice. Dice, divide la storia in quattro grandi fasi, la storia recente, in quattro grandi fasi. La prima, c'è stata la conflittualità, con una semplificazione che è molto pericolosa. Molto pericolosa. Volevo solo fare un inciso su questo, ti faccio riprendere subito. Credo che molti uomini politici, e fateci caso, perché sono aspetti che noterete agilmente quando parlano in televisione, quando fanno i loro enunciati, ha detto una parola, ho detto ok, è la parola chiave, semplificazione, è la parola più importante. Un buon politico nel senso che è efficace, non almeno per quelli che sono i miei gusti in politica, quanto lo ammiro. Un buon politico che è efficace, che ha un buon seguito, soprattutto che è un buon seguito nel senso di persone disposte a seguirlo, soprattutto in un periodo complesso, incerto come questo, è il politico che semplifica. Il problema è la binata, anche lui, semplificazione terribile. E che quando tu semplifichi, puoi fare anche la semplificazione che i gay sono sbagliati, fuori,
gli ebrei sono inferiori, fuori, i neri sono inferiori, fuori, l'Occidente è corrotto, fuori. Cioè semplificare è questo. Ti dico, non che il mondo è complesso, che anche se siamo tutti bianchi, tutti italiani, tutti biondi, occhi azzurri, perché è difficile avere italiani biondi e occhi azzurri, scusate la battuta, allora ti dico, guardate che le diversità ci saranno, ci sono diversità in famiglia, figuriamoci, fra popoli, eccetera, però le complessità sono interessanti, le diversità si affrontano. Ora, secondo voi ha più seguito un politico che in un periodo di incertezza, in un periodo difficile, di dubbi, ne aggiunge degli altri dicendo guardate, è difficile il periodo, ci sono delle crisi, guardate che dovremmo confrontarci, capire, conoscere, eccetera, e quindi invita noi tutti ad andare nel verso profondo delle nostre risorse mentali e psicologiche, del nostro animo, quindi ci spinge alla pace, ci spinge al confronto, che sono cose faticose. Oppure più efficace il politico che dice tutto va male perché c'è questo motivo, se facciamo fuori questo motivo siamo a posto. Ha più seguito quello, eh. Ed io credo che la maggior parte dei politici, di questo tipo di politici, a fianco sul comodino abbiano il libro di Gustave Le Bon sulla psicologia del folle, che insegnava come avere un seguito di folle, più di seguaci, di persone che hanno bisogno, che vengono da te e ti dicono senti, il mondo è difficile e complesso, mi dai la formula magica per risolverlo. Prego. Sì, no, ok. Diceva, primo conflitto in questo mondo semplificato di vedere le cose. Io nella semplificazione vedrei anche un altro aspetto. Non solo tu non vedi l'altro come meriterebbe nella sua realtà, per dire l'Occidente, per dire un cumulo di cose enormi, non possono essere semplificate semplicemente come la degenerazione della democrazia, ci mancherebbe. No. Però c'è anche un'altra semplificazione, che non si guarda con occhio critico se stessi, ma in virtù di questa dichiarazione dell'alterità totale, del male che sta di fronte a te, tu divieni quasi automaticamente il bene totale. Tu, qualunque. E qui si innesca poi un principio che noi abbiamo visto, il paragone naturalmente va fatto con la debita cautela, ma abbiamo visto ad esempio e sottolineato molto nel terrorismo islamico recente, che tu per difendere poi il bene, nell'Islam si diceva allora la purezza della fede originaria del Corano, l'interpretazione non storica, non critica del Corano eccetera eccetera, la purezza dell'Islam, tu difendendo questa idea sublime ed altissima sostenevi che valeva la pena di fare qualunque cosa tu mai facessi, era giustificato dalla grandezza dell'ideale che ti proponevi. Quindi, anzi, addirittura, paradossalmente, quanto più tu diventavi crudele nell'eseguire qualche finalità che ti proponevi per raggiungere quel fine, tanto più dimostravi che quel fine era così grande che anche le cose che capitavano lì sotto erano del tutto trascurabili. Quindi il famoso principio che qui abbiamo commentato una sera abbastanza diffusamente, secondo cui il fine sublime giustifica il mezzo anche iniquo perché vuol raggiungere il fine sublime, quindi tradimento, menzogna, vendetta, quel che vogliamo, non è più così, è uno strumento per raggiungere il fine alto e quindi viene consacrato e benedetto. E sappiamo che l'obiezione contro questo criterio credo che valga anche oggi per Putin e simili, perché nel mondo la monta delle dittature è crescente, in tutto il mondo. La risposta a questa posizione è che invece non è che il fine alto sublima il mezzo iniquo, ma il mezzo iniquo inquina il fine alto. La risposta storica vera è quella lì. Che razza di Islam è quello che fa questo, e anche in ambito cristiano quando è avvenuto, che razza di cristianesimo è questo? Comunque insomma arriva Dugin e dice che sono questi passaggi fondamentali. Primo, nazismo, comunismo. Perde il nazismo, rimane il comunismo.
poi comunismo e liberismo. Vince il liberismo. E il liberismo è proprio quello che capita nel mondo occidentale, la dissoluzione del principio di libertà. È una società in sfacelo. E qual rimane allora la soluzione? È la soluzione di un recupero di autonomia rispetto a questo mondo occidentale invasivo e di costruzione di una società che ripristina i valori tradizionali di fondo che sono stati calpestati da questa civiltà corrotta e li riporta in onore e in auge. E in questo senso anche la fede. Uno dei compiti che si prefigge questa visione è il ripristino del valore fondante della fede che regge la società. Naturalmente qui si capisce cosa dice allora nel discorso, in uno dei discorsi dei tanti, ma li potete sentire anche voi, con sottoscritti in inglese, se mettete il nome di Kirill, Cirillo, in internet trovate alcuni dei discorsi, poniamo, fatti all'Epifania, che è la grande festa del Natale per gli ortodossi, oppure anche il 6 di marzo, il famoso discorso del 6 di marzo, e via discorrendo. Ma io ve ne leggo uno di questi discorsi. L'Occidente vuole in fondo imporre con la forza un peccato condannato dalla legge di Dio e quindi di imporre con la forza alle persone la negazione di Dio e della sua verità. Ciò che sta accadendo oggi nell'ambito delle relazioni internazionali quindi non ha solo un significato politico, stiamo parlando di qualcosa di diverso e molto più importante della politica. Si tratta, ecco qui viene fuori la missione storica della Russia, si tratta della salvezza. Si tratta della salvezza umana, di dove andrà a finire l'umanità. Dico che non ha solo un significato teorico e non solo un significato spirituale. Intorno a questo argomento oggi c'è una vera guerra. Chi sta attaccando l'Ucraina oggi, dove la repressione e lo sterminio delle persone del Donbass? Beh, lo sterminio, bisogna fare attenzione che lo sterminio vero sta avvenendo adesso, non quello del Donbass. Comunque, insomma, so questo. Va avanti da 8 anni di sofferenza e il mondo intero tace. Cosa significa? Sappiamo, eccetera, eccetera. Tutto quanto sopra indica che siamo, ecco qui, siamo entrati in una lotta che non ha un significato fisico, ma metafisico. Cioè, siamo di fronte ad una guerra santa. E questo è molto, molto pericoloso, perché nella guerra santa si finisce per maledire totalmente il nemico, no? Lo si vede come male assoluto e tu, siccome combatti con il male assoluto, qualunque cosa faccia fai parte del bene assoluto e questo sappiamo che è molto, molto pericoloso. Mi dispiace che sia stato detto dal patriarca di Mosca e difatti oggi una delle domande più difficili a cui rispondere, detto per quanto si conosce e per quanto si vede, chi ispira chi? È Kirill o Dugin certamente, è Kirill che ispira? La risposta, anche senza essere definitivamente o l'uno o l'altro, è che certamente parlano un linguaggio parallelo, molto vicino. E questo ritengo che sarà una delle pensate dopo guerra. Che cosa si scatenerà all'interno delle chiese ortodosse? Molto difficile da dire, molto difficile. Sappiamo però che ad esempio quando Putin ha scatenato l'invasione, il metropolita della chiesa ucraina, che è rimasta fedele a Mosca, a quella data, 24 febbraio, fino all'ultima ora, ha cercato di fermarlo. Esplicitamente, telefonate, e dopo apertamente ha condannato questa invasione, considerandola una tragedia. Che cosa è avvenuto all'interno di questa chiesa, che ripeto era la maggioranza della chiesa ortodossa, no? Non quella che si era costituita in patriarcato autonomo?
Che cosa sta avvenendo oggi all'interno di questa chiesa? È molto difficile da dire, ma certo sta avvenendo una cosa dolorosissima, perché si verifica il fatto che abbiamo una lacerazione proprio che tocca la coscienza religiosa nel profondo. Cioè tu improvvisamente vedi come tuo nemico uno che faceva parte della tua stessa fede, e vedi che questo nemico è dichiarato salvatore. Che cosa questo significa? È una cosa tremenda. Cosa potrà significare dopo? E certamente oggi non si può dire né numericamente né, diciamo, organizzativamente chi rimane con chi e fin dove. Naturalmente la Chiesa che ha chiesto il patriarcato e il suo patriarca, il metropolita della Chiesa unita ancora con Mosca, ha come metropolita Onufri. Cercate anche lì ogni tanto di sentire cosa dice, per quel tanto che riesce a parlare. E l'altro invece, che è metropolita ma in vista del patriarcato, e in questo si chiama invece mi verrà in mente, adesso mi sfugge. Va bene, mi verrà in mente. E questo Epifani, il metropolita della Chiesa che si è separata come in orientamento verso il patriarcato, ha detto quella frase anche tremenda: Putin merita Norimberga, il processo di Norimberga. Certo, io direi che sarebbe augurabile, in mezzo a questa enorme tragedia, sarebbe augurabile che anche all'interno della Chiesa ortodossa si facesse... La Chiesa occidentale, i cattolici hanno altri problemi prioritari come Chiesa, su cui fare molta attenzione, ma certo le Chiese ortodosse, almeno da questa tremenda tragedia, no? Dovrebbero diventare molto più caute nel ripetere una di quelle cantilene che la Chiesa ortodossa si identifica con le sorti del proprio popolo. Staccarsi dal nazionalismo. Le fedi devono staccarsi dal nazionalismo. E poi ovviamente che cosa comporterà per il patriarcato di Mosca, qualunque sia l'esito di questa guerra, nel modo di rapportarsi con le altre chiese ortodosse, sarà una gravissima tormenta di carattere spirituale ed ecclesiale, di cui non si conoscono gli esiti assolutamente. E dire che Kirill aveva fatto uno sforzo enorme, esattamente parallelo con Putin, per lanciare un dinamismo della Chiesa ortodossa russa rispetto alle altre chiese ortodosse, addirittura in Africa, addirittura in Cina. Una presenza molto viva, vivace, no? Che in questo momento invece mette in serissimo imbarazzo quelle chiese che si trovano di fronte ad una chiesa che in qualche modo non si pone criticamente oppure in atteggiamento di chi va là rispetto alla guerra, ma che addirittura la, in qualche modo, la benedice. Siamo verso la... Mi confermate che è le 10:30? Ok. Allora, gli ultimi 5 minuti, giuro, sarò breve e conciso, però mi spiaceva aver parlato di storia, parallelismi tra Putin e non aver detto una parola su quello che riguarda poi la nostra natura più intima. Sì, però questa cosa qua è troppo importante, perché da psicologo non ho detto e noi, quindi, che siamo presi in mezzo, che cosa facciamo. Quindi vi faccio questa brevissima chiusura di qualche minuto e poi assolutamente spazio alle domande. Allora, e noi, quindi, abbiamo capito quali sono le cause. Abbiamo parlato di una certa ricorrenza storica, abbiamo detto degli aspetti relativi al mondo ortodosso, e noi che siamo presi in mezzo nel senso che stiamo assistendo a questa cosa, a me ha colpito che
il primissimo giorno di scoppio, cioè in cui i notizi davano, in cui i telegiornali davano notizia dell'invasione russa dell'Ucraina e si cominciavano a vedere le prime immagini di guerra, mi ha colpito moltissimo vedere mio nonno piangere. Io ero preoccupato, e ho detto, Dio, che sta succedendo? Mio nonno si è messo a piangere, perché mio nonno, quando era un bambino delle elementari, l'ha vissuta la Seconda Guerra Mondiale. Non era sul fronte a combattere, però gli ha ricordato quelle memorie lì, traumatiche, di che cos'è vivere la guerra. E quindi noi come la viviamo? Che cosa proviamo? Purtroppo da psicologo non posso passare e non posso dimenticare che noi abbiamo già vissuto una guerra recentissima che è durata 2 anni, in parte finita, una guerra brutta e pericolosa perché era contro un nemico invisibile, una guerra che ci ha tenuto distanti, separati, a volte anche in diffidenza sull'altro, e nel momento in cui pensavamo di essere usciti da questa guerra invisibile contro il Covid, immediatamente è iniziata una guerra fisica vera e propria che per ora non ci ha visto direttamente coinvolti, però io personalmente, non so anche voi, quando ho sentito, ed è successo un mese fa, che Putin diceva noi abbiamo messo il nostro sistema di difesa nucleare in allerta, io mi sono spaventato. È perché come si è impotenti davanti al Covid, per cui sì, puoi fare 2 o 3 attenzioni, ma poi, insomma, è un virus invisibile che è aereo, quindi non hai tantissimi mezzi per difenderti. E immaginiamoci da un attacco nucleare, e come ti difendi? Ci scaviamo un bunker, andiamo in cantina, quando inizia, quando finisce, che cosa devo fare? E quindi da psicologo noto che il senso di impotenza, ripeto, già presente durante il Covid, cioè non è che era un altro senso, era legato ad un altro aspetto, ma è sempre quello, il senso di impotenza, cioè io che cosa faccio, che genera ansia, perché poi l'ansia è quello, c'è un pericolo, punto di domanda, non so stimarlo, non so quando inizia, non so quando finisce, quindi più che paura è proprio ansia, perché non so cosa devo fare, sta aumentando. Vedevo i dati del 2021, perché quello che succederà nel 2022 ancora non lo sappiamo, di come nella popolazione adulta, e questi sono ancora gli effetti della pandemia ovviamente, ansia e depressione siano aumentati più o meno del 25% rispetto ad una base che era già abbastanza preoccupante. Nei bambini e negli adolescenti addirittura del 50%, cioè i bambini e gli adolescenti che hanno ovviamente meno risorse psicologiche degli adulti per fronteggiare queste emozioni, al 50%, cioè se io ho 2 figli, ho una buona possibilità che uno dei due stia male, cioè il 50% è tantissimo. Il 50% dei bambini che hanno partecipato a questa valutazione, a questo screening, ma era un rapporto UNICEF, quindi era su 21 paesi, tanti bambini, il 50% conviveva con un disagio psicologico, bambini e ragazzi dai 10 ai 19 anni. Quindi non mi posso nascondere che la situazione psicologica è preoccupante, soprattutto perché c'è stato già un pregresso e perché questa effettivamente risulta una delle guerre mediatiche, delle guerre più mediatiche di sempre, perché non è vero che dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi non ci sia stato nulla in mezzo, di guerre ce ne sono state purtroppo, ma questa sta avendo una risonanza mediatica molto forte, più forte del conflitto in Kosovo, più forte dell'Iran, più forte di altri. Probabilmente, questa è una mia idea, è perché un po' come è successo con la crisi a Cuba, ma qui è ancora più accentuato, si sente davvero forte il rischio di uno scoppio di una terza guerra mondiale, perché fin tanto che sono un paese nuclearizzato, America, che attacca l'Afghanistan, vabbè, uno grosso, un pesce grosso che attacca un pesce piccolo, se lo vedono fra di loro, e poi l'Afghanistan, e dov'è? E non so neanche dov'è sulla cartina, poi vedo le palme, la sabbia, quindi noi non c'entriamo, ma quando vedo che un paese
altre, forse perché non devo far così, ok, non lo faccio più. Quando vedo, quando vedo in TV che un paese altrettanto nuclearizzato come l'America, la Russia, attacca un paese che di fatto non è in Europa, ma l'Ucraina la percepiamo nel nostro contesto, nell'Occidente, e sentiamo dall'altra parte che America, Germania, eccetera, sono contro questa invasione, quindi si oppongono, se non di fatto, almeno a parole, se non in azioni, e diciamo dire, caspita, e allora qua la situazione non possiamo più girarci dall'altra parte. E su questo l'ultimissima cosa a proposito di e allora che cosa ce ne facciamo di tutto questo? Io vorrei innanzitutto cambiare l'idea che c'è un mondo in guerra e un mondo che invece non lo è, che c'è un mondo a cui vengono cose e un mondo invece che non è parte di quelle cose. È un po' come dire, è una citazione che prendo da un vecchio libro dell'università che parlava della salutogenesi, che non c'entra nulla col discorso di stasera, però mi è piaciuta sempre questa metafora, che diceva: togliamoci dall'idea che ci sono persone malate e persone sane, per cui ci sono persone in un fiume che stanno affogando e persone salve sulla riva. No, la verità è che siamo tutti dentro quel fiume e c'è chi sono persone che nuotano meglio e persone che nuotano peggio. Ecco, siamo tutti, togliendo malati e sani, non è che ci sono gli ucraini in guerra e ci sono gli italiani in pace, salvi sulla riva. No, siamo tutti, chi più chi meno, in una situazione di conflitto, in una situazione di tensione, e tutti noi abbiamo un compito: cercare nel nostro piccolo, ovviamente, rispetto a quello che ognuno sente come la propria missione, cercare di farci portatori di pace. L'incontro di stasera era parlare di pace in tempo di guerra. Ecco, io credo, ed è questa, giuro, che la conclusione, poi assolutamente aperti alle domande, che la pace non sia un esito o più semplicemente un'assenza di guerra. Se non c'è la guerra siamo in pace. No, la pace è una costruzione, è un obiettivo, un pezzettino di armonia fra gli uomini, di comprensione fra gli uomini, di fratellanza, di avvicinamento fra gli uomini, pur nel rispetto delle loro differenze. Quindi non è assenza di violenza. Certo, poi la pace prevede un'assenza di violenza, ma non è semplice assenza di violenza, è la presenza di armonia fra le persone. E tutti noi ogni giorno abbiamo questo obiettivo di costruire la pace. Prima la signora faceva l'intervento dicendo ma nel piccolo c'è la guerra. Sì, non usiamo la parola guerra, diciamo che c'è un conflitto, diciamo che c'è tensione familiare, però in effetti è così. In effetti le dinamiche psicologiche che ci sono fra una coppia che bisticcia e Ucraina e Russia sono quelle. Solo che da una parte ho due amici che bisticciano, due fratelli che bisticciano, da una parte c'è uno che tira fuori un bastone, dall'altro c'è fuori uno che tira degli aerei bombardieri, e dice vabbè Michele, però non fare paragoni assurdi, però quello per dirvi che le dinamiche sono le stesse e dobbiamo tutti noi imparare a condannare la violenza in tutte le sue forme ed essere costruttori noi di pace. Per farlo è importante coltivare quelle risorse psicologiche che sì, richiedono una grossa fatica, perché c'è meno naturale tirarle fuori, perché sono risorse psicologiche profonde. Mi viene un esempio storico unico nel suo genere, oppure molto raro nel suo genere: Gandhi. Gandhi era votato al martirio. Gandhi, quando gli inglesi lo opprimevano, si faceva opprimere. E come faccio un altro esempio illustre, Gesù porgeva l'altra guancia. Ecco, non tutti noi siamo votati al martirio, e non tutti noi no, sento un no. Non è facile quando uno ci dà uno schiaffo riuscire a porgere l'altra guancia, però tutti noi in una situazione di non emergenza, in cui non siamo costretti a porgere l'altra guancia o dare uno schiaffo, dobbiamo tutti noi imparare
a coltivare la pace, a coltivare la gentilezza, a coltivare la comprensione, a coltivare l'ascolto, a coltivare il dialogo, sono cose troppo importanti, perché parte da questo, perché poi la guerra sono fatte da persone, non è che sono fatte da, sì, anche da robot, da, però alla fine la guerra sono fatte da persone, e se noi nel nostro piccolo impariamo la comprensione, l'amore nei confronti degli altri, staremo meglio noi, soprattutto avremo una generazione futura che avrà questi valori di comprensione, dialogo e amore. Va bene? Spero che sia riuscito a mandarvi questo messaggio e vi lascio la parola, quindi passatevi il microfono e vi rispondiamo. Chiudo. C'è qualcuno che ha qualche domanda? No, ecco, volevo soltanto fare brevissimamente due considerazioni. Prima di tutto, sul Covid abbiamo sentito dire spesso: ah, come è possibile che succeda una cosa del genere nel XXI secolo? E l'ansia perché ci siamo trovati impotenti. Di fronte a questa guerra, che è una delle tantissime guerre che si sono succedute non negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni, ma come è possibile che succeda questo nel XXI secolo? Ecco, io ho la sensazione che ci sia quasi una sorta di tracotanza velleitaria da parte nostra, nel senso che non accettiamo più quella che è la condizione fragilità e di caduta, di peccato, per usare il termine, a noi familiare della nostra condizione umana. E quindi a questo punto, non accettando più questa fragilità, reagiamo con l'ansia. In fondo il Covid, ma le pestilenze, le epidemie ci sono sempre state, ci sono delle malattie che ahimè continuano a essere incurabili. Questo non deve determinare né uno stato di ansia, né uno stato di passività, deve determinare una risposta attiva, una risposta attiva e reattiva, ma anche una accettazione di quella che è la nostra condizione di fragilità. La guerra, un'invasione, purtroppo l'invasione, il mondo è stato scolpito e disegnato dall'invasione. L'Italia, esiste l'Italia unita perché abbiamo invaso il regno delle due Sicilie e abbiamo tolto al Papa i suoi stati. Non è che adesso ci mettiamo a restituire al Papa i suoi stati e richiamiamo i Borboni. Ecco, non sono cose così, così nuove, così stravolgenti. Non si vede perché non debbano accadere nel XXI secolo, visto che sono accadute nei 21, nei 41 secoli precedenti. Dobbiamo fare qualcosa perché tutto questo non succeda. Poi per quanto riguarda la non violenza, ecco, mi ha sollecitato un attimo la sua osservazione. Ecco, Gandhi sporgeva l'altra guancia, era una forma di lotta la sua. E una cosa sorprendente è che in questo mese e mezzo di guerra nessun osservatore abbia mai citato o nominato, forse pochissimi, la difesa popolare non violenta o la civilian defense, no? Difesa popolare non violenta, se ne è parlato molto nel corso, se ne è parlato molto negli anni 90. È un insieme di tecniche che discendono poi dall'esperienza, dalla grande e vincente esperienza gandhiana di lotta contro l'imperialismo britannico, e poi ci furono anche esempi di difesa popolare non violenta più circoscritti in Norvegia contro il governo Quisling imposto dai nazisti, ma gli stessi movimenti all'interno di alcuni paesi dell'est quando non era ancora caduto, no? I paghesi che ricostruivano la Uiola fiorita dove era morto Jan Palach in piazza Venceslava a Praga, una forma di lotta non violenta. Allora, una delle caratteristiche della civilian defense o della difesa popolare non violenta è questa, che quelle tecniche sono efficaci quando tu ti trovi di fronte a un nemico che invade il tuo territorio e che cerca di esercitare un dominio.
inefficace se il nemico ti vuole distruggere o ti vuole uccidere, efficace se vuoi negargli qualcosa, e probabilmente sarebbero molto efficaci, più efficaci delle armi che noi gli mandiamo agli ucraini per impedire ai russi di governare, di dominare la società ucraina nel caso in cui volessero prendersi tutta l'Ucraina. Io non lo credo, però alcuni lo dicono. Nessuno ne parla, e questo è molto significativo. C'è una terribile voglia di guardare, di menare le mani in giro per il mondo, in Russia come in Occidente. Allora, la ringrazio. Sono provvedimenti competenti, facciamo in mente di una breve risposta. Do solo una brevissima risposta. Volevo ringraziarla per la prima parte perché mi ha permesso di ricordare un punto che era stato citato all'inizio e a cui non avevo risposto, quando si è detto fa parte della condizione umana la violenza, l'aggressività, Caino e Abele, aiutatemi, quella citazione in latino, homo homini lupus, l'uomo il lupo dell'altro, quindi è così. E però vi devo dire, forse su questo sono utopistico io ho scelto di essere uno psicologo per cercare di curare la malattia, ma anche di rinforzare ed aiutare gli altri nelle loro risorse psicologiche. Quindi comprendo e riconosco che esistano. C'è una teoria che dice, guardate, noi abbiamo diversi sistemi motivazionali, cioè sono le motivazioni che ci agiscono a fare, una di queste è l'aggressività. D'accordo, pacifico, esiste l'aggressività nell'uomo, ma da psicologo e da essere umano con questa inclinazione più idealista, più utopistica, accetto qualsiasi etichetta vogliate mettere a quello che vi sto per dire, io sono anche dell'idea che dobbiamo puntare verso le cose migliori dell'uomo, la sua capacità di creare e non quella di distruggere, la sua capacità di amare e non quella di odiare. Poi sì, è vero, probabilmente non nascerà e non esisterà mai un umano totalmente non aggressivo, totalmente non capace di odiare, eccetera, anche perché se esiste forse lo facciamo santo. Però cercare di limare, o lo uccidiamo o lo crocifiggiamo, però la capacità di limare questi aspetti è importante, se no veramente su qualsiasi cosa diciamo non ci sarebbe neanche il medico, vabbè, ma le malattie fanno parte del corso umano. No, sulle malattie che possiamo affrontare le affrontiamo. Io da psicologo dico, aspetti come odio, aggressività, paura, diffidenza, che riconosco facciano parte della nostra natura umana, sono convinto che dobbiamo aiutare noi stessi, e soprattutto perché quando vi ho detto guardate che il 50% dei bambini sta male, e non lo dico io Michele, lo dice l'UNICEF, dobbiamo aiutare le nuove generazioni, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri fratellini e sorelline più piccole, a crescere sui valori di pace, di giustizia, di amore, di armonia. Su Gandhi, io sento molti che dicono, e non è quello che ha detto lei, però sento a volte la critica, io mi riconosco essere un gandhiano, amo la sua pacifica e non violenta non collaborazione, che poi in realtà è fortemente provocatoria, provocò l'impero britannico nella maniera più forte e beffarda che fa. Togliendo un po' di sale. Esatto. A Gandhi fecero una domanda interessante, gli dissero, ma secondo lei con la sua non violenza potrebbe sconfiggere anche Adolf Hitler? E lui gli rispose, certo, non senza qualche grossa sofferenza e non senza qualche grossa perdita umana. Ma subito dopo aggiunse, perché una guerra vera non ne ha. Certo, però è molto per me altrettanto qua facile dirlo e riconoscere la natura umana. È molto più facile sparare ad una persona perché ci sta aggredendo piuttosto che farsi sparare. Quello che dicevo prima, il martirio, la vocazione, chiamatela come volete, il masochismo, non è per tutti. Però senza andare nell'estremo di diventiamo tutti Gandhi, spogliamoci o San Francesco, spogliamoci dei vestiti, andiamo in piazza e facciamo, come è successo in piazza Tiananmen, quello che si mette davanti al carro armato. Capisco che non tutti siamo portati a farlo, ognuno di noi ha la sua missione nella vita, però quella secondo me è l'indicazione, poi c'è chi arriva più lontano nel percorso, ma secondo me la strada tracciata verso la pace è quella. Devo smettere di muovere le mani perché da come muovo sì, ho una distorsione lì. Poi Gandhi non era un altro.
Non era? Non era un pacifista, era un non violento. Era un non violento. Il metodo giusto deve essere raggiunto con il metodo giusto, che il metodo prefigura il fine, no? Rovesciando il fine che giustifica i mezzi, e che addirittura quando il metodo giusto, la non violenza, non è più efficace, e dovrei redersati agrari utilizzare anche la violenza, neanche voi. Non è un pacifista. Sì, esattamente. Abbiamo suggerito dall'inizio, mi dispiace perché tutte le volte succedono le stesse, di finire alle 10 come conferenza per noi e poi lasciare a noi il resto del tempo. E forse è molto interessante per noi essere interattivi come abbiamo introdotto da questo, interattivi finora ho parlato una sola persona, gli altri sono. Bisogna sempre lasciare. È giusto, la riconosco, ci siamo dilungati un po' troppo. Ma l'avevo chiesto a Daniela, di venire a dirvelo, perché è più interessante partecipare. Io sono venuto a posto dal governo, voglio partecipare attivamente, sentire male. Comunque, ripeto, quello che ho detto io è una deduzione logica. Ci sono state, il mondo dell'uomo è stato sempre un mondo di guerra. Le motivazioni ogni volta le dobbiamo trovare. Abbiamo ogni volta ci sono diverse motivazioni per una guerra. Deduzione logica, ce n'è una sola motivazione per le guerre, non sono tante. Tutte rientrano nel solito problema dell'uomo. È cresciuto nell'aggressività, ha cominciato presto ad essere aggressivo verso gli altri ed è entrato nella sua natura, nella sua corteccia, questo problema dell'aggressività. Non rinuncerà mai. Non so quando, quanti secoli ci vorranno ancora recuperare tutto quello che abbiamo messo nella nostra coscienza, nell'uomo. Io penso che sia una cosa disperata. La seconda osservazione sulle religioni. Guardate l'Islam, che problemi ha avuto? La divisione dei musulmani ha portato grandissime guerre tra di loro. La divisione dei cristiani purtroppo ha portato a grossissime motivazioni di guerra e di odio. Ancora oggi sopravvive l'effetto della divisione dei cristiani. Quindi si può suggerire a chi, tutte le volte, quando c'è un convegno tra cristiani interconfessionali, bisogna ripetere sempre la stessa cosa. Dobbiamo avere un solo nome. Un solo nome, non dobbiamo più usare ortodosso, protestante, calvinista, non lo so. Dobbiamo imparare a usare il nome cristiano ed è già tanto, è già tanto. Come suggerisco ai miei amici musulmani, ne ho tanti, di cominciare a chiamarsi musulmani, non sciiti e sunniti, eccetera, perché non sono solo due, sono molto di più. La religione ha sempre usato il potere a suo favore e il potere a sua volta usa la religione a suo favore. Quindi continuiamo ad aiutarci a delinquere. Ah, chiedo ancora scusa se ci siamo dilungati un po' troppo. Mi sentite, vero? Che se non uso il microfono così evitiamo distorsione. Chiedo scusa se ci siamo dilungati un po' troppo sul tema, non abbiamo lasciato abbastanza spazio per le domande, però io sono qui, quindi ascolto tutti i vostri interventi. Per quanto riguarda la natura intrinsecamente violenta dell'uomo, come ho detto lui, vi do più o meno la stessa risposta. L'uomo ha dentro di sé una parte di aggressività ed è capace di fare delle cose tremende. Credo che forni crematori e campi di concentramento in Polonia siano ancora testimonianze di quali orrori è capace l'essere umano. Ma credo che altrettanto che l'uomo è in grado di fare delle cose meravigliose, di sacrificare la sua vita per il bene degli amici. E qua non devo per forza citare Gesù Cristo, ci sono anche degli esempi di esseri umani eroici che hanno dato la propria vita per il bene dell'umanità. E resto della stessa opinione, non cambio idea, che tutti noi nel nostro piccolo dobbiamo spingere noi stessi e gli altri verso la parte positiva e non verso quella negativa. Sulla fede unica lascio rispondere. Rispetto a sciiti, sunniti. No, io dico, ho sempre rispetto. Io dico questo soltanto, che la guerra non è
ineluttabile lo diviene se si fanno certe cose, e basta questo. E quindi, per quanto si dica anche di questa guerra, poteva essere evitata, e anche adesso, attualmente, può essere fermata, e ci sono possibilità di farlo. Se uno non applica quelle possibilità, allora le cose divengono inevitabili. Ma questa lucidità di fronte al fatto che la guerra è inevitabile, che abbiamo sempre stata la guerra, però anche in questo caso abbiamo verificato che poteva essere evitata. E le possibilità c'erano. Perciò io rispondo anche a quella domanda iniziale che c'era sulla speranza, no? Io dico piuttosto semplicemente questo, che piuttosto che sperare, sembrerebbe un paradosso, è meglio pensare che alcune cose sono possibili, ma bisogna farle. Francamente, guardando indietro, non credo che le guerre, cioè che se noi continueranno ad esserci fino a quando non arriveremo a cambiare il modo di costruire le società, come si dice, quello fa parte delle cose che si possono fare. Sì, okay, però io non ho ancora visto qualcuno in grado di muovere verso questa direzione. Scusatemi, no? Anche ripetiamo le frasi generali, come diceva il signore che è scappato prima una frase dicendo la religione è sempre no, diceva il signore Dio, sì, Dio, no, non sempre, almeno Gesù Cristo, non so se rendo l'idea. Dunque, no, per dire, quelle frasi assolute non ci aiutano, diciamo che è difficile ed è possibile cascare nel tranello delle religioni che divengono strumento dei poteri che si servono, però sono delle possibilità che ci vengono offerte, ma non è una cosa inesorabile, non è una cosa inesorabile che le religioni debbano diventare strumento del potere, il potere debba necessariamente o avere un rapporto di servizio e di utilizzo della religione, questo no. Come non è, noi abbiamo costruito in Europa l'unica esperienza di ateismo di Stato, ma non era una necessità. Stalin ha voluto farla pensare che fosse necessario questo, con la sua dialettica pratica, ma non era. Insomma, ma uno può far diventare il socialismo, farlo diventare stalinismo, E così, ecco. Comunque in ogni caso teniamo conto che c'è sempre poi quella cosa possibile che è, certe volte si dice Stalin non era ineluttabile. Non era ineluttabile. Ecco, non era ineluttabile, ma cosa si è quello che sfugge. Voglio dire, è possibile che non riusciamo a fare modo di insegnare, divulgare il concetto di disordine prima, ma oggi sono iniziati dei bambini. Questi bambini che oggi hanno un disagio mentale, cosa produrranno da qui quando avranno 30-40 anni? Poi oggi questi bambini hanno questo disagio, ma i bambini di 60 anni fa o un secolo fa, che tipo di disagio avevano? Non so, avremo questi problemi. Se non interveniamo. Se non interveniamo su questi bambini avremo, tenete conto che i dati sono del 2021 e pensate sul Covid, chissà che cosa sta succedendo adesso, però se non interveniamo sull'effetto che viene chiamato long Covid, cioè l'effetto che viene dopo la crisi, perché i problemi psicologici arrivano dopo che è finita la crisi, perché durante la crisi io attivo delle risorse per affrontare la situazione, per cui ansia, attacchi di me li tengo buoni un attimo, quando la crisi finisce viene sul disagio. Se non interveniamo ad aiutare questi bambini, purtroppo il quadro è che avremo dei giovani adulti o degli adulti con delle patologie psicologiche. Poi non c'è un determinismo per cui se io ho l'ansia a 10 anni divento un adulto con un disturbo d'ansia.
50% di una buona probabilità. Certo, però è un dato da non sottovalutare. Basta una persona per stabilizzare una che so, non dico il mondo, ma però certo. Adesso l'Europa è stata destabilizzata da un personaggio. Certo, questo è un dato da non sottovalutare. Quando io vi ho citato... Questo personaggio, come avete detto prima voi, che è stato educato in un certo modo, istruito perché è peggiore, che ha assistito quando magari lui aveva assunto una posizione di comando e di potere che aveva 30-35 anni e si è visto franare tutto all'improvviso, che poi ha avuto, appena avuto la possibilità, sta facendo quello di sé, ne basta uno. Certo. Questo è... Poi... Non è facile. No, no, però per dire che insomma questo personaggio è... io sono più preoccupato del consenso che riceve, che non di lui. Cioè, tipo, su questo secondo me bisogna fare solo una precisazione. Guarda, io come diceva prima sì. Non c'è oggi una cultura, oggi siamo un po' tutti spettatori da bar. Il mondo è pieno di bar, uno va al bar e lavora e pensa facendo il commento al bar o con la pancia. Sono pochi quelli che veramente quando compiono un'azione pensano a cosa sarà di questa azione. Questo è certamente, comunque sono tutti i punti di cui bisogna esercitare per quanto è possibile la coscienza critica, e che comincia sempre dal fatto che ciascuno fa quel che deve fare, possibilmente. Le dico una battuta durante un convegno piuttosto agitato in Amazzonia parecchi anni fa, no? Dove si salta su uno, per farla breve, salta su uno rispetto a chi presentava i problemi della società, insomma. E dice, ma cosa sono le cose che stai dicendo tu? Dice, se viene giù un torrente, tira giù e porta via tutto, cosa vuoi? Metterti a tirare fuori qualche bambino lì che è lì nel coso, lì, che va giù. E l'altro gli ha risposto, però se tu non lo tiri su, quel bambino lì, so chi sei. Secondo, quindi anche di fronte, secondo queste situazioni, in queste situazioni bisogna prenderle anche come occasione di coscienza che si sveglia, perché noi eravamo abituati in un mondo pacioso, no? In cui molte cose venivano date per scontate, che sono costate lacrime e sangue nelle generazioni precedenti. Mica la libertà ci è venuta gratis così, nell'Occidente, mica ci è venuta gratis la libertà, Oppure mica ci è venuta gratis la dignità del lavoro. Dove mai? Mica ci è venuta gratis la libertà d'opinione. Perché ti basta andare in quei pochi chilometri, in poche migliaia di chilometri distanti da qua, se la pensi diverso ti taglia la testa. Ma noi siamo un esempio, no? Stasera siamo qua e abbiamo la possibilità di parlare. In alcune parti del mondo, più di tre, bisogna chiedere il permesso a qualcuno per trovarsi. Bisogna chiedere permesso a qualcuno. Quindi attenzione, però noi siamo abituati a tal punto questo che non riusciamo a tenerlo e a coltivarlo di fronte a determinati problemi con un coraggio che si deve avere, perché alcuni grandi valori non si ereditano, bisogna costruirseli ogni volta. Riconoscere e costruirsene ogni volta. A mio modo di vedere, la coscienza che noi abbiamo in Occidente della dignità di certe cose è andata molto calando. Non c'è delle memorie storiche che si stanno smarrendo, le memorie storiche. Alcuni dati ragazzi che il nonno è andato in montagna e ha rischiato di fare la pelle per te, è importantissimo. Non si vede, non si conquistanza. Credo usare il microfono perché c'è la registrazione. Don Segatti mi ha dato anche qua la palla su un altro argomento importante, l'importanza della crisi. L'importanza della crisi. Ci siamo purtroppo persi la grande opportunità che ci dava il Covid. Il Covid ci ha detto: pensavate che incontrarvi, abbracciarvi, riunirvi fosse scontato e normale? Vi faccio rendere conto che non è più così normale. E io ho adorato, non so se ve lo ricordate, sembra successo 200 anni fa, i primi mesi,
il primo mese soprattutto si usciva sui balconi, ce la faremo, si cantava l'inno d'Italia, forza Medici, viva Medici. Ho detto dai, ma va che scopriamo una cosa fantastica. Abbiamo perso la libertà di incontrarci, di stare insieme, viviamo l'apprensione di oddio che cosa sta succedendo e se mi becco il virus, ma abbiamo scoperto una cosa bellissima, la solidarietà, abbiamo scoperto il senso di appartenenza, abbiamo detto che io e te siamo diversi, però c'è una cosa che ci unisce, facciamo entrambi parte della razza umana ed entrambi possiamo essere infettati da questo virus. Mi spiace che a un certo punto la deriva della crisi del Covid è diventata io vax, tu no vax, io protesto, tu stai a casa, io infrango la legge, tu non c'hai il Green Pass. E quindi ci siamo un po' persi l'opportunità di crescere, non tutti, qualcuno l'ha colta questa opportunità, ma intendo come mondo, come popolo, ci siamo un po' persi l'opportunità che ci ha dato il Covid, nascosta dietro la crisi. La guerra rappresenta un'altra cosa che molti in Europa, solo in Europa, davano ormai per acquisita e scontata, la pace. Figurati, c'è lo stallo, da una parte c'è la bomba atomica, dall'altra ce n'è un'altra, e chi caspita si dichiara guerra se rischiano di autodistruggersi entrambi al primo accenno di guerra. E invece purtroppo abbiamo visto che non è così, che la guerra, che la pace non è scontata, non è automatica, come diceva lui. Molti hanno sofferto e sono morti perché in Europa ci fosse una pace duratura durata 70 anni. Anche questa è una crisi e anche questa è un'opportunità. Io spero che questa crisi ci dia quello che avrebbe già dovuto insegnarci il Covid, che siamo tutti esseri umani con le nostre piccolezze, con le nostre debolezze, con i nostri limiti, con i nostri errori. Speriamo che ci insegni questo e che non ci dia una lezione peggiore. Perché quando io sento dire, mi è successo di leggerlo nei primi giorni della guerra, un professore che insegnava Dostoevskij, se non sbaglio, cioè, era un professore in Italia che era stato sospeso perché insegnava, questo autore russo, era stato sospeso, Dostoevskij, e dico no, non arriviamo a fare un errore, che questo errore ci potrà capitare, tutti i russi sono brutti, cattivi, per favore non facciamo questo errore, perché se no creeremo un popolo che si sentirà in qualche modo messo con le spalle al muro e che sentirà a questo punto di avere ragione, una giustificazione nel mantenere una guerra. La guerra ci deve insegnare che siamo tutti parte dello stesso mondo e che nella nostra purtroppo piccola e breve vita dobbiamo imparare a volerci bene e a stare insieme. Spero che questa lezione la impareremo nel modo più duro, che è quello della crisi. È la mia speranza. Prego. Lo stai dicendo anche tu, Michele, che quello che è passato 50 anni, passati dopo, è stata un'illusione di pace. Si sente? Sì. È stata solo un'illusione di pace, l'hai detto anche tu. Quello che fa paura è illudersi. Quando uno si illude si siede, non fa più niente. Perché ormai sembra già acquisita la pace. No, è quello che stavo dicendo io, non c'è da illudersi perché finisce questa guerra qua. Sarà da esempio ma dura poco, perché nel mondo sono 30 guerre in corso e sono tutti segni di odio che stiamo seminando in tutto il mondo. I segni della pace e dell'amore sono veramente pochi, ne vediamo pochissimo. Invece i segni dell'odio stanno crescendo in maniera esponenziale in tutto il mondo. Io guardo i fatti, la speranza è una cosa illusoria, va bene anche quella, ci consola un po'. Però i fatti dimostrano effettivamente quello che sta succedendo nel mondo. Non dobbiamo illudersi, dobbiamo lavorare giustamente tra di noi per la pace, ma non solo per condivisione, con la preghiera, chissà che cosa. Di fatto, con le azioni. Quello è vero, ognuno di noi può fare un pezzettino di pace col prossimo. Però se vediamo anche questo, quante guerre ci sono tutti i giorni, tra i condomini, tra un autista e un altro, ma è una cosa impressionante, le violenze che sentiamo ogni giorno tra quartiere, tra le giovani,
Quello sono i fatti che scoraggiano, non è la teoria, non si può parlare di teoria, di condizionale, non dovrebbe, è inevitabile, non è. Di fatto io credo. Io ho capito perfettamente il tuo intervento e continuo a rimanere dell'idea molto concreta che tutti noi siamo chiamati a fare il nostro. Scusate se faccio un passo sull'Italia e su qualcosa che sembra molto lontano dalla guerra, perché se parliamo di Ucraina, magari qualcuno dice ma dov'è esattamente, quanto è est, quanti chilometri, se poi parliamo di guerre in Africa o in Medio Oriente, eccetera, ci sembrano ancora più distanti. Parliamo di guerre interne nostre, molto piccole e molto vicine. In Italia ogni anno, e più o meno il dato è stabile, vengono uccise circa 200 donne, i cosiddetti femminicidi. Se tu vai a intervistare, a incontrare le persone vittime del loro compagno, marito, a volte sono addirittura i figli che uccidono le madri, eccetera, ma non si sapeva, ma non si capiva, se vai nella comunità territoriale, io non ho mai sentito, sembrano tutti dati invisibili queste cose qui, cose che nessuno di noi è mai partecipe, nessuno di noi mai c'entra, nessuno di noi ha mai conosciuto qualcuno in grado di fare questo tipo di violenze, quindi è come se questo dato esistesse, ma di fatto non esistesse perché nessuno è capace di farlo. Io invece dico no, cioè facciamo tutti parte, cioè siamo tutti connessi. Nel momento in cui io vado a bisticciare con il fruttivendolo sotto casa e quel fruttivendolo si accumula la tensione, poi la scarica in casa quando torna dalla compagna, scusate l'esempio scemo, ma per dire che siamo tutti connessi e che quando pensiamo alla pace non dobbiamo pensare mando un pacco di pasta all'Ucraina così aiuto una famiglia. Qualcuno ha la possibilità economica di mandare aiuti, lo faccia, per carità. Ma non pensiamo alla pace come qualcosa di lontano che dobbiamo fare con il prossimo, prossimo dei prossimi. Il prossimo è tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tua mamma, tuo papà, il tuo compagno di classe. Quelli sono i prossimi. E se non impariamo a essere in pace con loro, quello che abbiamo detto stasera sono chiacchiere. Parliamo, facciamo gli osservatori del mondo. Siamo d'accordo, mi credo, su quello. Non possiamo dividersi su quell'aspetto lì, lo sappiamo tutti, per me è facile da capire, è difficile da applicare, però stiamo in un guscio, piccolo, piccolo, questo è il guaio, la terra non è un po' da pannello, è una cosa terribile, è quello che è scolare. Altre domande? Ma io volevo solo chiedere, giusto, per la registrazione. Non è una domanda, non è una considerazione, no, non è una risposta. È un pensiero. È un pensiero, okay. Riguardo quello che sta capitando a me di fronte a questo. E vorrei, magari da voi, mi sono fatta di fronte, da uno psicologo e dalla Mennis. Ma perché io non c'entra niente con tutto quello che viene, no, c'entra, ma c'entra poco. Rispetto a questo, io a un certo punto ho detto, boh, ringrazio, è stata tutta un'escalation, no? Ogni volta che avevo un dramma che mi colpiva, ringraziavo quello precedente dove avevo creduto già di aver toccato il fondo. Poi, quando me ne capitava un dramma un po' più grandicello, ringraziavo quello precedente perché mi aveva dato un insegnamento o una forza per affrontare quello che mi capitava. E così, visto che la mia età ormai ne ha fatte di questi passi, e alla fine o persino adesso che siamo arrivati a dover sopportare questo stress che ci dà la guerra, sono arrivata a dire ma per fortuna che abbiamo avuto da pochissimo tempo dovuto affrontare questo stress del Covid, perché se io mi fossi trovata di botto senza avere dovuto elaborare tutto lo stress
stress e il patimento e il dramma del Covid, non so come mi sarei trovata, ma capiterà anche agli altri. Non so come per mi me sarei è il sintomo che la sua psiche è flessibile e funziona. Non so se perché saper trovare il bene dagli aspetti negativi, non il positivo, bene, il positivo. Il positivo. Certo. Come dire, boh, è successo questo, pensavo che fosse il massimo. Ma io faccio un'altra considerazione. Io sono nata 3 anni dopo la fine della guerra. Sono cresciuta con Torino bombardata, io me la ricordo benissimo, ma non soltanto. Mio papà era stato partigiano, ne aveva viste di tutti i colori, era vivo per me, eccetera. E io, pur non avendo vissuto la guerra, sentivo parlare in casa dopo 3, 4, 5 anni, perché non, pian pianino, no? Quindi erano passate la mia memoria, che era già, non dico grande, ero ancora bambina, ma in casa si parlava sempre solo della guerra che era appena finita. E io sono cresciuta quasi come se l'avessi vissuta la guerra, la seconda guerra mondiale. E quindi mi sembra tutto quello che è stato detto, no? Io per esempio all'inizio, quando il 25 di febbraio, io ho chiuso i termosifoni. Poi io sono un'ambientalista, tutto quello che vogliamo, ce li mettiamo tutte. Però mi sono detta, faccio anch'io la mia parte e mi sto battendo, ma contro i mulini a vento, perché mi sento ancora dire che ma allora torniamo indietro, ma allora non andiamo avanti. No, no, è questa cosa qui. Madre Teresa di Calcutta, quando le fecero la critica dicendo... No, io non so. No, 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 però le dico una cosa, che una critica che fece la Madre Teresa di Calcutta, che voleva aiutare la popolazione, dice, sì, ma sa quanti sono? E lei rispose, ma lei da quanto inizia a contare per arrivare a 1000? Da 1? E io inizio da 1. Se quando vi dicevo all'inizio, guardate che il riscaldamento qua è stato spento, guardate che se noi siamo abituati a usare 3 volte a settimana, adesso sto esagerando, il forno, usiamolo una, così risparmiamo sul gas. Sono cose piccole, ma che se lo faccio io, lo fa lei, lo facciamo tutti noi, incidono, quindi è importantissimo quello che fa. È un'educazione, un'educazione che viene da... Forse poi in realtà questa è una libertà che non si può dimenticare che non si è aiutato la gente. La gente vuol dire anche troppo. Funziona benissimo secondo me. Stavo dicendo, quindi bisogna educare la gente alla libertà. Educare vuol anche dire togliere qualche libertà, forse dobbiamo partire da questo. Educare vuol dire togliere qualche libertà. Ah sì, perché se io ti educo un qualcosa, ti do delle regole, ti tolgo qualche libertà. Quindi se vogliamo avere la libertà come si deve? Rinunciamo a qualcosa. Guarda, io quando ho fatto il primo anno di università c'è un libro che ho sempre adorato di una pedagogista che si chiama, mi sfugge il nome, mi ricordo però molto bene il titolo, che trovo sempre divertente, è Se mi vuoi bene dimmi di no. Io l'ho sempre adorato perché una cosa che diceva, che un aspetto che fa molto bene l'educazione dei figli è dare delle regole. Quindi se parliamo così, per quanto non sia il tema di stasera, se devo dire che fanno bene le regole, molto migliaia di persone, quindi facciamo 4 conti, di cui il 70% sono abbastanza incavolati. Però le aggiungo un pezzo, quando parlavo prima di quel dato del 50% dei bambini che ha l'esordio di un disagio psicologico, comunque non sta bene, secondo me non solo la regola, ma una cosa che io farei, che mi piacerebbe fare, nel mio piccolo proverò a fare, è la promozione dell'alfabetismo emotivo, perché noi quando siamo piccoli impariamo quanto è importante la matematica, quanto è importante saper leggere e scrivere, condivido che siano importanti, non si può vivere al giorno d'oggi senza saper leggere e scrivere e fare da conto, però secondo me non si può neanche vivere senza saper riconoscere quali sono le emozioni. E guardi che se le dico che molte persone non sanno distinguere la rabbia della paura, non mi sto dicendo ma figurati rabbia e paura, le dico la verità, ma perché non è che le... Quando siamo nati abbiamo imparato in automatico, dirà questa è rabbia, questa è paura, questo è dolore, questa è gioia.
E qualcuno ce lo deve insegnare. O siamo fortunatissimi che i nostri genitori sono responsivi, coppia genitoriale solida, che ci ascolta, che quando ci lasciamo con la ragazzina da piccoli ci accoglie, oppure lo impariamo da soli, come riusciamo. Questo significa che mi ha tradito, questo significa vendetta, questo significa dolore. E io partirei dall'asilo con l'educazione emotiva, proprio dal prenderli subito. Io vorrei fare, volevo fare da Mervis quella domanda che voleva ricevere, poi forse possiamo chiudere questa sera. Ha detto, vorrei che mi faceste una domanda, e poi l'ho perso adesso, non lo ricordo più. E allora lasciamola stare. Sì, io voglio sulla libertà, volevo semplicemente pensare questo, che dunque tanto c'è stato un personaggio importante del nostro territorio il quale ha riassunto, non sono le quattro passaggi di Dugin che vi dicevo prima, no, ma guardando qui il nostro occidente, Norberto Bobbio aveva sintetizzato il passaggio da 700 in poi che era avvenuto qui nel nostro occidente nel senso propositivo proprio, no? Non nel senso degenerato. Si era passati dall'autorità alla libertà e dalla, diciamo così, dal dovere ai diritti. Aveva accolto nella libertà comunque uno dei segni più straordinari di conquista rispetto alla condizione del passato. Però lui concepiva la libertà, una libertà libera, perché la libertà va liberata, deve essere resa capace di. Ma se tu affermi solo la tua libertà, ma non sei disponibile, non si può contare su di te, che libertà è? La libertà deve essere motivata, deve essere responsabilizzata. Ma è vero però che la nostra cultura, la nostra civiltà di oggi, qui, al di là di quel che pensa Dugin, che secondo me è una cosa ideologicamente fuori misura, no? Ma se tu pensi qui la libertà qui da noi, tu devi pensarla in termini di, diciamo di un orizzonte di responsabilità. Bisogna responsabilizzare la libertà. Esatto. Cioè, e quindi, ma è vero però. Solo contrario. È vero però che nessuna civiltà ha avuto tanti spazi di agire autonomo come ha prodotto questa civiltà. È vero, ma non ha però in modo concomitante sviluppato la responsabilità al pari delle possibilità che offriva questa civiltà. Io posso pensare in un modo diverso da te e tu puoi continuare ad esistere. In altri tipi di civiltà invece non era risolto il problema così. Però se tu invece coltivi la tua libertà soltanto a fare i fatti tuoi e non hai la responsabilità di chi è come te, si accennava tante volte il fatto proprio del pensare l'altro, lo diceva appunto poco fa, no? Cioè, secondo me questo fa sì che si generi davvero la degenerazione della libertà, per cui faccio quel che voglio io e finisce là. Terribile. Giustamente hanno detto che il nostro tipo di civiltà, che proprio ha tanti spazi di possibilità di libertà, è insidiato dall'individualismo. Uno, no? Oppure la cosa che forse è ancora addirittura peggiore, dicono alcuni, che tra il fare e il non fare, io sono libero di fare e non fare, per me è indifferente ogni cosa, è l'indifferenza. Una cosa vale l'altra, ma non è così, ma non è così. Comunque è un compito serio, cioè probabilmente, tu parlavi della crisi prima, probabilmente non si accorge del valore della libertà quando la perdesse mai, la libertà. Perché per la libertà della libertà te ne puoi accorgere quando la perdi. In alcune altre situazioni invece la libertà non c'è mai stata, e per cui non ti accorgi, non la puoi perdere perché non c'è. In altre parti del mondo la libertà non c'è perché non c'è, quindi non la puoi perdere, ma dove ce l'hai? E poi ti venisse sottratto, sono guai seri. Noi non valutiamo a sufficienza cosa vuol dire dittatura.
non lo vediamo a sufficienza, ma noi che siamo stati abituati a essere liberi in quel modo lì, no? Se perdessimo mai... I politici non ci aiutano, perché come diceva prima lui, semplificano troppo. Comunque, sentite amici, io vi darei un consiglio, salutiamoci.